Benvenuti nel, allo sturzo. Eh, riprendiamo oggi. Sono molto devo, devo proprio a, a Scognamiglio di eh, ricominciare un po' a, diciamo, a muovere le acque nell'ambito del, eh, della cultura giuridica, in particolare della cultura privatistica. Sono Molto felice per vari motivi. Uno perché la mia carriera accademica di filosofo del diritto di sociologo nasce però con Pietro Rescigno, E sono stato giovane allievo di Pietro Scigno qua e poi gli dissi che amavo la filosofia del diritto e invece di buttarmi fuori dalla stanza, mi, mi aiutò a entrare nella filosofia del diritto, cosa che insomma devo dire, è degna di apprezzamento. E, e poi per un altro motivo, voi sapete che eh, qui per 30 anni eh, c'è stato questo che chiamavamo amichevolmente il club dei giuristi, ma che non aveva nessuna sigla e che però è andato avanti bene, direi brillantemente per molti anni, soprattutto negli anni in cui c'è stata grande discussione eh, nella società italiana e nelle scienze. Delle scienze giuridiche, in particolare privatistiche. E quindi eh, questa queste attività noi la facevamo appunto con Reginio, con Marco Mirti, e, e, con storici del diritto come Paolo Grossi, insomma, c'era tutta una serie di persone che alcune erano della facoltà romana, altre venivano per vari motivi, accademie di liceo, di questo genere e devo dire la verità che per molti anni c'è stata una grande eh, una grande attività un'attività estremamente importante e quindi io francamente quando Carlo mi fra Claudio quando Claudio mi ha telefonato e ci siamo visti poi sono stato felicissimo perché eh, c'è stato un periodo di crisi un po' per l'età, perché quella generazione è tramontata e, e poi sto tramontando pure io, per cui facciamo in fretta. E quindi il fatto che comunque questa esigenza, che è sempre stata presente nella cultura giuridica privatistica, voglio sottolineare l'italiana e eh, in qualche modo si è riaffermata e non, è mai, non ha mai cessato in realtà di muovere le acque. Quindi questi sono i motivi della mia veramente gioia, diciamo. Quindi qualsiasi attività vogliate poi sviluppare qui, io do assolutamente... L'adesione la, la, dello Sturzo e tutta la mia collaborazione, eh, la sì, sì, sì no, no, senz'altro. Cosa facciamo oggi? Sono contento per due motivi: perché il, la collana è una collana che è tagliata proprio sulla discussione culturale, eh, non è una collana di tipo tecnico, per quanto raffinata possa essere ma È una collana che riprende un po' la questione della discussione culturale. Quindi sì. penso che sia estremamente importante eh, aver iniziato in questo modo. Il Secondo motivo che veramente mi rallegra è la scelta del libro, ti dico francamente: sono stato eh, veramente contento di questa tua proposta perché mh, eh, Intanto per un motivo autobiografico, perché quello che Femia dice nel suo libro, ricorda nel suo libro, cioè il suo rapporto con lo sano, eh, questo oh, mi ha, ha confortato in un certo senso, perché anche io ricordo che lo sano, ci invitava a, a approfondire tutta una serie di questioni storiografiche eh, della cultura tedesca, della scuola storica, della bandettistica, di Yering in particolare. Eh, ricorderete che lui poi ha fatto la preparazione allo, allo scopo nel diritto, quindi insomma era, era estremamente legato a questo tipo di dibattito. E quindi Femia, direi che sono contento, che Femia ha veramente nel modo migliore assunto questo tipo di sollecitazione. Eh, ed è una sollecitazione, a mio parere, eh, molto importante anche per la, per la situazione italiana di oggi. Perché, eh, così come dopo il 48, appunto, in Germania c'è stato questo trasformazione capitalistica velocissima, eh, rivoluzionaria. Eh, nello stesso, allo stesso modo, noi oggi stiamo passando attraverso una trasformazione velocissima dei rapporti capitalistici che ci in, in crea una serie di problemi anche proprio concreti nell'ambito della cultura privatistica. Ecco, io dicevo prima con qualcuno di voi... Che un po' seguo, ma per uh, un amateur diciamo, un po' uh, la questione dei beni immateriali ecco, eh, e dei diritti morali. E beh, lì, per esempio, oggi ci troviamo di fronte a una rivoluzione e a una ridefinizione di tutta una serie di concetti che dalla legge sul diritto d'autore in poi erano diventati dei cardini discussi. Eh, no, no, non, non più messo in questione eh, non, eh, vorrei dire varie cose sul libro in particolare però non voglio rubare eh, ecco se, se poi ci sarà la possibilità qualche cosa potrò dire anche eh, in maniera più specifica sul libro seguiamo okay. che fa facciamo se seguiamo l'ordine alfabetico quindi tocca a te grazie Grazie mille e anch'io devo dire sono veramente contenta di essere oggi qui insieme per questa presentazione in questa sede e quindi grazie in particolare al nostro presidente dell'Associazione dei Civilisti Claudio Scognamiglio per l'invito e per l'organizzazione sempre perfetta. Beh io quest'estate mi sono immersa nella lettura di questi due libri e devo dire che è stata un'immersione davvero molto appagante intanto perché ho imparato a moltissime cose che non sapevo, sia su Yering ma anche su altri giuristi del XIX e del XX secolo. E poi sono contenta naturalmente perché attraverso questa lettura ho avuto modo di conoscere meglio l'autore. E quindi per queste e anche altre ragioni che adesso non sto qui a elencare tutte, per me è stata una lettura di quelle che poi proprio quando finiscono ti dispiace, no? Ti dispiace perché vorresti che il piacere... Continuasse, e quindi ecco da questo punto di vista, meno male che il lavoro di Pasquale Femia, eh, diversamente da quanto aveva in origine progettato, si è tradotto poi non in un libro, ma in ben due libri. Quindi diciamo che il suo prolungato sforzo, la sua prolungata fatica ci ha prolungato anche il piacere. L'autore tiene subito a precisare nel primo volume che non si tratta di un lavoro biografico su Ieringo, o meglio. Non si tratta di una biografia nel senso stretto e proprio del termine, piuttosto qui siamo di fronte a una biografia del pensiero, alla storia intellettuale di Hering che viene ricostruita attraverso talune vicende della sua vita personale e scientifica, quindi ripercorrendo le tappe del suo movimento di pensiero attraverso alcune delle sue opere, il suo epistolario e anche attraverso diciamo, l'analisi della critica su Eering. Come sappiamo, Pierluigi Portaluri, sul Sole 24 Ore, ha definito questi due volumi una biografia giuridica. Io li definirei, in particolare il primo, Sei anni di cammino, Sette di divenire, una biografia intellettuale, quasi spirituale. Oserei persino dire una sorta di biografia psicologica che Pasquale Femia ricostruisce appassionatamente con l'intento di indurci a rileggere ancora Yering e naturalmente a leggerlo direttamente. Realizzare questo tipo di opera, così particolare e davvero originale, perché il genere è piuttosto inedito, era tutt'altro che facile, anche perché, come sappiamo, Yering ha scritto moltissimo ed è stato moltissime cose, un accademico, un romanista. Un teorico del diritto, uno studioso della metodologia storica, ma soprattutto è stato un penetrante osservatore della realtà della vita, un giurista pratico, potremmo anche dire il giurista della transizione fra diritto romano e diritto moderno. E proprio in virtù di questo, il suo percorso intellettuale non è stato lineare tutt'altro. È stato un divenire travagliato, squilibrato, fatto di alti e bassi, di andi e rivieni. Fatto di successi ma anche di fallimenti. E di questo percorso, di questo divenire, Pasquale fa un'analisi davvero densa di suggestioni. Un'analisi che si snoda in modo volutamente non sempre lineare, proprio per darci l'idea di questo Andi Rivieni tipicamente indiano, si snoda appunto su entrambi i volumi, a partire dal parere sulla doppia vendita del 1859, che segna la cosiddetta. Svolta culturale di ieri. Di qui in poi il ripudio del culto della logica, l'insistenza sulle conseguenze pratiche del ragionamento e il ruolo via via crescente assegnato all'indefinibile sentimento giuridico, anche se poi la tecnica argomentativa per concetti rimane la stessa, quindi con l'analisi testuale di frammenti del diritto romano secondo lo stile dell'epoca. E come ci fa notare Pasquale, forse anche per questo la rivoluzione metodologica di Yering non è stata colta subito, anzi è passata quasi del tutto inosservata. Il primo volume, come ci viene detto subito nella premessa, esprime un bisogno profondo dell'autore, esprime proprio il suo personale bisogno di sentire Yering, un pegno da pagare anche lo definisce, per svolgere le ricerche oggetto del secondo volume e con il secondo volume poi Pasquale Cerca di eh, espiare quello che lui definisce un peccato, e cioè giocare alla caccia a chi l'ha detto prima. Qui si riferisce al caso dell'interesse non patrimoniale. L'autore lo considera un peccato, un errore di gioventù, perché in effetti attribuire le parole che ci piacciono a questo o a quel giurista di un'altra epoca genera spesso l'illusione di poter risolvere magicamente problemi di disciplina attuale, ma chiaramente non è così perché l'identità lessicale non può mai dispensare l'interprete dalla fatica di indagare le differenze funzionali dei termini e dei concetti eh, rispetto al contesto storico in cui appunto parole e concetti vengono utilizzati. E quindi la ricerca storica su questo, Pasquale giustamente ci ammonisce, non serve a individuare presunte perenni attualità, ma serve semplicemente a capire meglio il presente. Mi pare che il monito sia diretto soprattutto a noi civilisti. Il secondo volume poi vuole essere anche un omaggio a Yering per la sua teorica sui diritti di uso comune e questo per evitare giustamente che se ne smarrisca la memoria. Qui l'autore più che compiere una operazione di attualizzazione del pensiero di Yering, operazione che appunto lui stigmatizza come dicevamo prima, in realtà l'autore qui instaura un dialogo fra il diritto comune della moltitudine di Ehring e i diritti inappropriabili attuali, quelli che l'autore definisce i diritti transoggettivi, fraterni, senza solitudine, e quindi prende chiaramente ampi spunti da quella ricostruzione, ma senza mai confondere i due diversi piani. Quindi potremmo dire che fa uso, fa applicazione del metodo della comparazione diacronica, tanto caro a Tommaso dalla Massara. Questo del, dei beni comuni, potremmo dire anche del diritto, di un diritto del comune, uno di quei grandi temi diciamo, della modernità che solleva davvero una infinità di questioni e di riflessioni. Io mi limito qui a toccarne una soltanto, anzi, proprio la sfioro: la teoria dei diritti transoggettivi inappropriabili che l'autore va sviluppando. Quindi diciamo questi diritti sui generis che non sono né esclusivamente pubblici né esclusivamente privati, è proprio emblematica dell'evanescenza fra diritto pubblico e diritto privato, no? potremmo dire della eh, sempre più eh, continua e evidente ibridazione dell'uno nell'altro. In questo secondo volume, Sentimento e Moltitudine, non mancano poi anche i misteri, i gialli. L'autore con grande abilità non ci svela l'assassino. Qui mi riferisco a quel decennio 1880-1890 in cui Vittorio Scialoia avrebbe maturato la distinzione fra patrimonialità della prestazione e non patrimonialità dell'interesse. Ma non si sa bene in che modo l'avrebbe maturata, e qui appunto sta il mistero. Pasquale ha una sua ipotesi. Però non ce la dice, no? Quindi questo chiaramente ha suscitato in me una curiosità pazzesca, quindi io mi auguro che l'autore in futuro possa soddisfarla. Nella premessa dice ci sarà per un'altra volta, quindi ci contiamo. Ora, anche se attraverso gli occhi dell'autore, comunque questi due libri ci danno la possibilità di conoscere Yering, anzi di conoscere i molti Ehring, perché l'autore, benché come ho già detto sia persuaso e persuasore della necessità di leggerlo direttamente, comunque abbonda di proposito nelle traduzioni, continuamente ci riporta in modo fedele il pensiero di Gering e ci riporta anche i suoi mutevoli stati emotivi, gioie e tormenti, passioni e distacchi, sofferti ripensamenti, addirittura. Le crisi depressive, insomma, ci lascia conoscere non soltanto il giurista, ma anche e soprattutto l'uomo. Qui poi va detto che nella ricostruzione del pensiero di Hering Pasquale è sempre molto attento alla traduzione, addirittura ci segnala anche le più piccole varianti lessicali di Hering da edizione a edizione e poi con grande onestà intellettuale mette spesso a confronto traduzioni operate da autori diverse diversi e quindi ci evidenzia benissimo come quanto la scelta delle parole sia sempre influenzata dall'orizzonte culturale del traduttore. Diciamo che una sorta di precomprensione è inevitabile sempre. Come dicevo prima in questa ricostruzione l'autore dedica ampio spazio alla critica su Yering, al modo in cui è stato recepito sia in Germania che in Italia, evidenziando anche con percepibile amarezza come Troppo spesso sia stato oggetto di disletture, di fraintendimenti, eh, di sbrigativi tentativi di liquidazione, anche per sentito dire, di attacchi sia dai giuristi che dai filosofi, l'hanno detto da tutte le parti, perché il suo destino è stato proprio quello di essere troppo avanti, diciamo, per i suoi contemporanei e troppo indietro rispetto a a studiosi che soltanto qualche decennio più, più, più avanti avrebbero preso le mosse dal diritto per poi spostarsi su altri territori. Pasquale Femia ci offre quindi una profonda analisi delle scelte di metodo e di contenuto di Yering, un'analisi scrupolosamente filtrata, direi proprio depurata dalle troppe incrostazioni storiografiche. Potremmo dire un'analisi che dà a Hering quel che è di Hering, finalmente aggiungiamo, e che quindi ben ci trasmette la complessa evoluzione di pensiero, l'approccio rivoluzionario e davvero modernissimo di questo giurista dell'Ottocento. Un approccio dal basso, pluralista, realista e soprattutto personalista. Per Yering il diritto... Cioè diciamo che il diritto non esiste da solo, esiste la coppia diritto persone, perché il diritto riguarda e coinvolge sempre persone concrete in carne e ossa. Oggi Yering è noto a tutti come precursore della sociologia del diritto, è stato il primo fra i giuristi ad aver dischiuso la dimensione sociale del diritto privato e come ci ricorda Pasquale, è stato anche l'ultimo grande teorico del diritto operante nel territorio del diritto privato. Con le sue indagini, le sue intuizioni è stato capace di abbozzare un vero e proprio percorso di politica del diritto. Molto meno noti però sono gli aspetti umani che il ritratto appassionato di Pasquale ci offre. E in alcuni di questi aspetti credo che un po' tutti noi ci riconosciamo. E in primis credo ci si riconosca proprio lo stesso autore. Così ad esempio quando leggiamo che lavorava con foga ed era sempre scontento. Oppure quando lo troviamo attanagliato da una questione maledetta, era quella della doppia vendita che lo tormentava come un incubo da settimane, portandolo alla disperazione. O ancora quando a lezione si dilungava sugli argomenti preferiti e passava invece veloce su quelli che lo annoiavano. Beh, queste sono cose che un po' tutti noi abbiamo vissuto e viviamo. Io poi mi riscontro particolarmente, purtroppo, anche nelle imprecazioni contro l'infame tabacco. Quindi queste altre caratteristiche rendono istintivamente l'uomo Yering, ce lo rendono simpatico, penso ancora al metodo del sigaro e della poltrona, alle passeggiate e penso soprattutto al fascino del suo stile. È spesso ironico, anche satirico e come ci ricorda l'autore, peculiarità di Yering è diciamo questa grande attenzione alla diciamo alla accettabilità delle conseguenze pratiche di una teoria, quindi Partiva sempre da un problema concreto, spesso eh, diciamo, ehm, ricorreva all'argomento per assurdo, dove eh, diciamo, l'assurdità era pratica e non logica, e questa era già una grande novità, e continuamente utilizzava esempi concreti tratti dalla vita reale, proprio come dire, per evidenziare le conseguenze paradossali di una teoria e quindi per convincere il lettore esattamente del suo contrario. Qui devo dire che quando ho letto questi passaggi, mia, diciamo, questa tecnica io la definirei la tecnica del fare esplodere le contraddizioni e mi ha riportato alla mente Diciamo insegnamento, un insegnamento del professor Nuzzo, perché quando andavo a colloquio da lui, quando ero proprio disperata, appanagliata da qualche questione su cui scrivere la monografia, lui mi diceva sempre esattamente questo: Parti dal problema concreto, fai emergere, fai esplodere tutte le contraddizioni e vedrai che poi individui, individui la tua linea. E quindi ecco, dicevo, tutte queste peculiarità che scopriamo in entrambi i volumi. Creano proprio un'immediata empatia fra il lettore e Gering, ma rivelano anche la sconfinata ammirazione dell'autore per quest'uomo, quasi una venerazione, oserei dire. Ce lo definisce un genio incompreso, santo protettore, divinità del diritto, grande maestro della funzione sociale e dell'interesse, e ancora questa mi piace moltissimo: un pragmatista romantico in perenne trasformazione. Ecco, io, questa. Questa veramente ci coinvolge, trovo bellissimo che eh, appunto ci sia, si vede proprio la passione grande dello studioso e, e ci arriva, ci arriva tutto. E poi ecco, diciamo che con grande sempre onestà intellettuale Pasquale però non ci nasconde anche altri aspetti di Yering. meno positivi ecco meno nobili non mi riferisco affatto al suo rapporto con l'ebraismo perché abbiamo appurato che era assolutamente pacifico, sereno in amicizia. No, emergono però altri, io non li svelo perché così invito a leggere chi non l'avesse fatto, però emergono dei lati, ecco, diciamo un po' burberi, no? a dir poco, emblematico è Doveva essere un uomo un po' difficile, eh? doveva essere anche sì, molto rispettato ma non amatissimo, <ride> da qualcuno è stato anche molto adiato ingiustamente e eh, appunto lo abbiamo, lo abbiamo scoperto leggendo questi libri, però ecco emblematico è eh, l'episodio, il contenzioso con la cameriera che insomma ci ha lasciato tutti un po' interdetti e <ride> insomma, doveva essere un uomo molto particolare. Insomma, come? L'ha perso il contenzioso, sì, perso, la lotta per il diritto lì l'ha persa, sì. e eh, beh, come dire, bei gli stalli. Insomma, comunque direi che Pasquale riesce a farci sentire a tutto tondo i molti hearing che spesso convivono contemporaneamente nel bene e nel male e fra questi molti hearing ci fa sentire anche lo hearing incompiuto. E nel ripercorrere queste tormentate transizioni, e non solo quella più nota, cioè quella dalla giurisprudenza dei concetti alla giurisprudenza degli interessi, ma anche quella meno nota, cioè quella dall'innatismo allo storicismo del sentimento giuridico, Pasquale ci fa notare che solo una congura distanza storica permette effettivamente di constatare nel percorso di Yering una progressione culturale, quindi diciamo una sorta di continuità. E quindi distinguere Yering in fasi, se senz'altro può essere utile diciamo, ad agevolare la riflessione storica, di certo non vuole e non deve spezzare il pensiero di un uomo che è sempre in divenire. Chiudere Yering in una formula, ci dice l'autore, significa perderlo. E anche per questo insiste sulla necessità di una lettura diretta. Delle sue opere. Direi che ne vale veramente la pena perché alcune pagine sono davvero delle perle, dei capolavori della letteratura giuridica. Penso ad esempio al passo a cosa serve il denaro a colui che lo possiede. bellissimo, bellissimo, veramente già questo da solo vale a collocare Yering nell'Olimpo della dottrina giuridica. Per non parlare poi della famosissima lotta per il diritto, che possiamo considerare un vero e proprio cult da rileggere. E in questa rilettura. Pasquale Femia ci accompagna, proprio ci guida, indicandoci quello che in Yering noi giuristi di oggi dobbiamo cercare e suggerendoci anche quello che invece dobbiamo evitare di cercare. Sicuramente non dobbiamo cercare le macrovisioni sul diritto, che ormai hanno fatto il loro, il loro tempo, sono materia per gli storici. Bensì, in Yering dobbiamo cogliere, qui cito testualmente. Quei momenti che in specifici contesti e su specifici problemi gli hanno consentito di innovare l'impianto categoriale del diritto. Dobbiamo, cito ancora, cogliere micrologicamente nelle soluzioni da lui praticate il senso del lavoro della teoria giuridica, che è un lavoro che non ha mai fine. Io sono sicura che questi volumi realizzeranno l'intento dell'autore che, appunto come ho più volte detto, è quello di indurci a rileggere ancora questo giurista, che anche dove non ha concluso ha comunque aperto nuove strade, ha aperto ai posteri, come dice l'autore, squarci di conoscenza, schegge di pensiero. E questo mi pare il messaggio, proprio il suggerimento più prezioso che Pasquale... Femia ci lascia su quella che dovrebbe essere parte integrante della missione del giurista del presente, e cioè cercare quelle schegge di pensiero del passato da cui prendere la forza per diciamo, contribuire no, ad aprire il diritto contemporaneo a nuove soluzioni, per attivare, continuo a citarlo, l'innovazione giuridica del presente e favorire strategie di microrottura infrasistemica. Di tutto questo noi giuristi del presente siamo faremo tesoro e quindi siamo davvero molto grati a Pasquale Femia e naturalmente anche a Rudolf von Jering. Vi ringrazio. Grazie, eh, hai dato veramente un bel quadro anche del, non solo di, di Jering ma del pensiero di Femia su Jering eh, per cui i temi già ci sono tutti e volevo aggiungere solamente una piccola notazione e questo fatto che Jering non finisce mai per cui i libri vanno avanti per centinaia di pagine e via di seguito e, e poi anche questo eh, fatto che in molte parti... È come il tevere, cioè è melmoso per certi aspetti, in altre parti invece è geniale e limpido. È un po', se uno guarda la letteratura del tempo, anche Spencer, Comte, eccetera, è così: è così perché loro si trovano di fronte ad una massa di problemi, di problemi nuovi e Quindi in qualche modo non hanno ancora una struttura epistemologica e anche una struttura diciamo raffinatissima. Per cui quando ieri abbandona la, 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 diciamo la giurisprudenza dei concetti e va verso un mondo nuovo, cioè il concetto di scopo e via di seguito, è, è, non, ha, non ha una, una dogmatica già formata. Su cui prendere distanze, oppure la raffinatezza di un concetto, e quindi in certi momenti sembra sembra mermoso, diciamo così. Tuttavia, secondo me, è un po' una caratteristica del, del periodo. Va bene, ti ringrazio, veramente lucidissima, bravissima. Allora, adesso Birocchi, prendo questo. Grazie. C'è un appellativo che è corrente nei confronti di un giuspublicista tedesco che si chiama Otto Hinze, riscoperto in Italia da Pierangelo Schiera. Era un giuspublicista e uno storico antinazista. Ebbene questo appellativo corrente che lo riguarda è che è un autore comprensivo nei confronti dell'oggetto che studia o dell'autore che studia. Comprensivo. Comprensivo significa ha un'apertura e comprensivo significa contestualizzare quell'oggetto di studio, quel personaggio e contemporaneamente però anche entrarci dentro. Sono due cose che fa benissimo Pasquale Femia in questo libro. Comprensivo, io credo sia la parola adatta per definire questi due libri: comprensivo nei confronti dell'autore, contestualizzandolo e entrandoci dentro. Utilizza sia le armi dello storico, sia quelle del teorico e quelle del civilista, ovviamente. Ma normalmente queste, queste armi sono. Giustapposte. Non è assolutamente il caso, è un'eccezione quasi unica, direi. Insomma, comunque è difficilissimo trovare insieme queste armi a disposizione di un interprete. Usa, mi sembra, vado a spanne naturalmente, tre metodi l'individuo, ma in realtà sono intrecciati, è una cosa solo, e giustamente chi mi ha preceduto l'ha detto benissimo, è una cosa solo. E però ora proviamo a scandirle. Prima di tutto, l'uso della eh, storiografia in modo critico. Qui abbiamo il riferimento a grandi giuristi o a piccoli giuristi anche. Perché il mondo è fatto di piccoli e di grandi, è fatto di tantissimi attori, questa è la verità. E tutti contribuiscono, anche i piccoli a modo loro, magari in contrapposizione. E quindi ecco allora, i grandi, chi sono questi grandi che si sono occupati di Heering in questo caso? Eh, sono tanti, eh, enun ne enuncio solo qualcuno. Il suo avversario, nemico, non so bene, Kohler, prima ancora Gierke, Kohler e poi Lawrence, e poi Viaker. Oppure utilizza piccoli autori: quel nazista, giurista nazista che si chiama Schober è che è un piccolo giurista, che a modo suo ha dato un giudizio interessante, a mio parere, a contrario, credo anche a parere di Pasquale, a contrario, ma appunto ha popolato quel mondo. Questa rivisitazione io direi che è una rivisitazione impietosamente, però deliziosa. Perché? A leggere questi autori sembra che Yehring eh, non possiamo definirlo un classico, ma nemmeno un precursore, qualunque cosa voglia dire precursore. E possiamo ridere insieme a Pasquale di questa etichetta che spesso si dà. E chi sarebbe? Poi, lui sarebbe il precursore di che cosa? Di Philip Eck? O di chi? Sono cose che ci fanno anche un po' ridere, forse della scuola di diritto libero, per esempio. Sono cose che ci fanno un po' ridere, eppure ci sono nella storiografia. Oppure, non è un classico, l'abbiamo detto, è un inconcludente, l'ha detto ora Andrea Bixio, inconcludente, è vero, naturalmente, nel senso etimologico. Non ha completato diverse o parecchie opere perché è un continuum se uno ci entra dentro, è un continuo riflettere, un continuo elaborare, un continuo porre i problemi, e dunque non può che essere incompleta l'opera e il pensiero. Insomma, se noi sommiamo queste critiche, magari anche il caratteraccio di cui si parlava prima, ne esce uno sfacelo. Se sommiamo però, ma il fatto è che l'interpretazione non è una somma di addenti. E quindi siamo su un altro piano. Appunto su quello dell'interpretazione, che è tutt'altra cosa. Il secondo punto, oltre questo nella storiografia critica, è direi il metodo cronologico. Di contro a quella idea basica e cioè il passaggio dalla giurisprudenza dei concetti alla giurisprudenza degli interessi. Di fronte a questo, beh, Pasquale ragiona, ha letto tantissimo nella letteratura e quindi prende una quadripartizione che forse è una partizione in cinque parti addirittura se si comprende anche la parte sociologica come tu hai detto poc'anzi. Una quadripartizione altrimenti. E di un autore si chiama Lioredo Alix. E sembra ragionevole perché, perché si articola l'analisi in questo modo. Rispetto a quel binario, la bipartizione iniziale. Eppure, qui chiedo all'autore, io ho l'impressione che, nonostante giudichi brillante questa quadripartizione temporale fasi di Gering, Pasquale in realtà ci dica, se non sbaglio, si intende. Va bene come primo approccio. Primo accostamento, purché però non sia l'ultimo, è sottinteso. Dunque dobbiamo guardare complessivamente senza cesure in realtà ben nette e quindi tenendo conto della mobilità della storia e del pensiero. Il terzo punto intrecciato è un tutt'uno, l'ho detto prima è il metodo di guardare a come Yering si è posto i problemi. Fossero quello della doppia vendita se ne accennava prima o quello della ferrovia svizzera Goiban, mi pare che si chiami. Magnifiche le pagine analizzando i problemi per l'appunto sulla soggettività della moltitudine è un'etichetta Sembra stranissima, è la traduzione dal tedesco naturalmente, moltitudine. Oppure sulle diverse forme possibili dell'appropriazione, oppure ancora sui la riflessione sui diritti delle nuove generazioni. Mi pare che negli annali dell'Enciclopedia del Diritto, verso il 2015, se non ricordo male. C'è una bella voce su questo, il diritto delle nuove generazioni. E senza parlare di precursori, per l'appunto, si intende, è, è troppo facile addirittura fare un parallelo, comunque incrociare le riflessioni. Il giurista dell'oggi che sente il bisogno di fare una panoramica. Negli annali dell'Enciclopedia del diritto, è il giurista di un secolo e mezzo prima che pure opera con quel, su quel problema. In realtà è stato detto benissimo prima: eh, non c'è un Yering e neanche due, ma molti, moltissimi, centomila addirittura, perché è un continua, una continua riflessione. E, c'è anche un altro punto, a proposito della genesi del sentimento, è stato detto, è interessante veramente, è nato, lui ci dice questo, è un bisticcio di parole ma l'ho fatto apposta, lui è nato pensando che il fondamento etico del diritto fossero delle idee innate nell'uomo, idee innate. È dunque una posizione giusnaturalistica e però a un certo punto si è posto il problema con paura, cioè hai tradotto il passo, con paura perché? perché più che nella melma si va nel mare aperto senza un ancoraggio sicuro in particolare sulla dogmatica che è l'ancoraggio per eccellenza del giurista. Dunque si va in mare, mare aperto, quindi c'è paura per forza. E scopre che quel fondamento etico del diritto non, è, non sono le idee innate nell'uomo, ma è la storia e la comparazione. Mi fermo qua su questo punto, ma ci torno, sarà l'ultima frase di questo mio intervento. Storia e comparazione. Come fondamento, ora pongo invece una domanda banalissima di cui attraverso cui vi farò ridere addirittura è Jering, un grande giurista? Eh, è ovvio, ovvio che sì, non c'è dubbio. Che di domanda banale ho posto, ma l'ho posta per fare un riferimento alla storiografia italiana. C'è un libro in francese, in realtà tanti libri, che si pongono il problema di che cos'è un grand juriste, che cos'è un grande giurista. E non è banale affatto nella trattazione, perché bisogna innanzitutto riflettere sulla posizione del giurista, il sottotitolo mi sembra della nostra conversazione, i libri naturalmente di Pasquale Femia, è all'interno di questa tematica. Il ruolo del giurista. Dunque, ora ponendo quella domanda eh, banale, forse pongo un problema serio, grande giurista. Che cos'è il giurista in sostanza? Ebbene, la storiografia italiana non si pone questo problema perché il giurista è un tecnico. Normalmente ha risposto così per decenni, decenni e decenni: qual è il rapporto con la politica? È scabroso, ci sarebbe anche il ventennio fascista da analizzare. Se dicessimo qual è il rapporto tra politica e diritto, dovremmo passare attraverso quel varco. È scabroso, sono tecnici i giuristi. Niente affatto, come ovvio. E allora, ecco, noi ci occupiamo di giuristi e del loro ruolo noi, la storiografia in genere, in questo modo, e cioè quando ci sono anniversari, nascita o morte del giurista, oppure si faceva una volta specialmente per il venticinquesimo anno di insegnamento, Cesare Vivanti, 1908, oppure 40, 40 anni dell'insegnamento, che è praticamente la fine della carriera di insegnamento. Eh, Gino Segre, per esempio, 1930 anniversari, ma davvero scientificamente si può ragionare in base agli anniversari, necrologi eccetera, necrologi? Alfredo Rocco è morto nel 1935 di leucemia a 70 anni. C'è un profluvio di necrologi di saggetti su di lui. Non ce n'è uno, dico uno. Forse neanche quello di Ascarelli, che fosse critico. Critico non che andasse contro Rocco, che usasse la critica, cioè gli strumenti che deve avere un interprete. Non ce n'è uno. E dunque lasciamo questa robaccia, francamente. Oppure si seguono le mode, e le mode di un indirizzo. E allora va di moda Geni, e allora scopriamo Geni. Eh, ma Geni ha un suo posto al di là delle mode, da quando ha scritto l'opera fondante del 1899, eccetera. Questo è Geni. Un bisogno scientifico, non di moda o di anniversari. E allora. Questo serve per la comprensione. Torniamo dunque alla prima frase che ho pronunciato a proposito della storiografia di Otto Hinze, la comprensione. Comprensione significa collocazione del giurista oh, attraverso la biografia. Pasquale Femia non fa una biografia, ma conosce benissimo la biografia di Jering. Questo è il punto. È ma la biografia non basta ovviamente, infatti, non si potrebbe scrivere quei due libri se si conoscesse solo la biografia. E poi che cosa? Il contesto, l'abbiamo detto prima, e poi l'appartenenza a una scuola, se c'è, o alle altre scuole, o alle altre discipline. Tutto questo è una parte. E dunque io mi, mi rifaccio a una partizione che mi intriga. In Italia dall'unità in poi possiamo distinguere una fase della erudizione o dell'esegesi a seconda dei campi, la prima fase, che è necessaria, senza esegesi, senza erudizione non si fa storia, filosofia e diritto. Poi c'è la seconda fase, quella della dogmatica, e poi c'è la fase del pensiero giuridico, la, la terza affiora già negli anni 20 del Novecento e poi eh, incombe presentissima dagli anni 30-40 e ancora questa è la fase la ricerca del pensiero giuridico ma queste tre fasi ho detto erudizione esegesi prima dogmatica e poi pensiero giuridico sono in sé campati in aria in sé non basta nessuno di questi per comprendere. Ci vuole un ritorno alla storia. Occorre che il tutto non sia campato in aria perché sia inserito dentro la storia. Faccio il mio mestiere, sono uno storico del diritto, ma ci credo e dunque ne parlo. Ritorno perciò alla storia significa al diritto così com'è pratico e teorico. Ci sono pagine veramente bellissime, le ho contate, mi piacciono i numeri, anche se non sono tutte, sono 424 pagine bellissime, una per una in questo libro. In generale c'è un incitamento per quel che deve fare o può fare il giurista. Che sia un dogmatico critico, e cioè un dogmatico intelligente, e che quindi sappia comprendere. Vedete, è sempre la solita parola che uso, quella iniziale. E il compito del giurista, praticamente parlando di Hering, ci parla del compito del giurista, che sappia essere intelligentemente critico. È il compito del giurista democratico la democrazia è la forma che tutela i deboli ce lo dice pasquale e io trovo degli accenti in questi due libri accenti ma notevoli sull'ultimo libro di luigi ferraioli pubblicato all'inizio di quest'anno e coincidenti con il tuo più o meno un mese più un mese meno ed è eh, giustizia e politica per la terza sul compito del giurista termino c'è forse un giurista in italia il quale ha capito tutto questo in hearing e a parte Pasquale Femia, con la sua interpretazione si intende, ha capito Jering non come soluzione, sarebbe assurdo. Ma come problema, è un giurista pubblicista. Esercitava nel campo del diritto amministrativo. Va a studiare in Germania ad Heidelberg 1913-14 e impara lì. Le basi idealistiche. Poi diventa interventista in guerra, interventista democratico per così dire. Vince la cattedra, nonostante trascorsi critici nei confronti dei numi della sua materia. A soli 26 anni, questo giurista critica Santi Romano, nume tutelare ovviamente del, del diritto pubblico. E in commissione due volte sarà molto critico, Santi Romano. Ma va avanti lo stesso. E nel 1925, siamo già alle leggi fascistissime, alla vigilia di Natale del 1925, il 24 dicembre, una di queste leggi riguarda i funzionari dello Stato i quali, secondo questa legge, devono educare e devono svolgere le loro operazioni di funzionari secondo le direttrici politiche del fascismo. Questo autore dice basta, io non ci sto. Lascia la cattedra, va in Francia, diventa esule, farà l'umile tipografo. Portava balle di carta per sostenersi. Questo giurista si chiama Trentin, Silvio Trentin, è l'unico giurista in Italia che dopo quella legge, giurista ho detto, non cattedratico in genere, era un cattedratico però giurista, che lascia e diventa un fuoriuscito con la spada di Damocle sempre della perdita della cittadinanza italiana, se un nulla rispetto all'ordinamento italiano. Silvio Trentin, che ci lascia questa testimonianza su Yering, ho finito ora, nel libro sulla la crise di droit e dell'età, 1935, scrive in francese a moltissimi lettori, negli Stati Uniti, in Francia, anche in Germania, conosce molto bene le lingue anche. E ci parla di Yering. E che cosa ci dice di Ehring? Quelle cose che ho sospeso prima a proposito di Ehring. Le idee innate da un lato e però con grande paura è andato oltre. La storia e la comparazione. Trentino un idealista nasce gius naturalista per così dire. Un orizzonte entro cui il diritto, si, il diritto positivo si inquadra. Ma specifica cos'è questo eh, diritto naturale? Non usa l'espressione, a mia conoscenza almeno, idee innate, ma diritto naturale sì. Cos'è questo diritto naturale? È niente altro che il prodotto della civiltà dell'uomo, perché il diritto è fatto dall'uomo per l'uomo. È il prodotto della civiltà dell'uomo da cui non si può tornare indietro. Se si torna indietro siamo in una dittatura che bisogna combattere assolutamente perciò, perché è una lotta per la civiltà. Quindi ecco il diritto da dove nasce, dalla civiltà in sostanza, è precisa lui stesso, dalla storia e dalla comparazione. Grazie. Mi, fa, mi ha fatto molto piacere sentire una lancia spezzata a favore della storia del, del diritto, eh, eh, sì, eh, ma eh, naturalmente eh, storia del diritto la, fa, la, la dovrebbe fare anche eh, chi non fa storia del diritto, nel senso che proprio quello che dicevi prima, la comparazione diciamo, e l'ermeneutica diciamo, giuridica dovrebbe portarti anche in sede... Dogmatica a confrontarti con la storicità dei concetti e con capito, quindi, quindi io credo che sia molto importante questo anche ecco, per la storia, perché spesso poi ci sono storici che fanno una storia priva di concettualità e, e quindi quella è la cosa peggiore che ci possa essere, e però ci sono anche. Eh, giuristi che dimenticano appunto che eh, eh, operano in forma ermeneutica e quindi hanno comunque il riferimento all'esperienza storica come elemento fondamentale. Allora, ti ringrazio molto per le parole che hai detto veramente. Allora, a questo punto passo a te la parola. Grazie Presidente, grazie Claudio. Il libro di Pasquale suscita angoscia. Io sono stato molto colpito, non dico di essere in crisi, ma la lettura di questo libro in due tomi, è un libro, è una lettura molto potente. Uh, 1880, quindi siamo oltre il periodizzare di Pasquale Femia. ripubblica Jering il ormai dovrebbe essere familiare, se non celebre, suo parere su Goi Ban, attenzione. E Aggiunge questa chiosa e qualcuno osa difendere un tale risultato che si fa beffe di ogni sano sentimento giuridico e persino lodarlo come sottile riflessione di diritto? Sono parole di Ehring. Allora preferirei cercare il mio diritto da un pascià turco, una metafora dell'epoca piuttosto che da una scienza giuridica altamente istruita che mi tradisce in questo modo. E sono il primo a buttare a mare tutta la giurisprudenza se questa follia è saggezza. Qui io vorrei essere un lettore critico di Pasquale, femmia cioè critico nel senso alto, che spero che diceva prima Italo Birocchi, un critico a senso negativo. Cioè io mi sento interrogato da Pasquale attraverso Yehring. Non è un libro biografico, lo ha detto molto bene prima Elena Belisario, non è un libro storiografico, è un percorso metodologico nel quale Pasquale ci spiega come la pensa lui. E lui la pensa così non per una sorta di simpatia o di ossequio verso la propria scuola o verso le proprie esperienze, ma attraverso un percorso di pensiero profondo. Eh, queste brevi riflessioni sono 17.07. Quanto tempo abbiamo? Beh, quello che vuoi, no. <ride> Qualche minuto, diciamo. <ride> queste brevi riflessioni non potrebbero, non dovrebbero essere molto brevi perché le avrei dapprima segnate con il titolo di La giustizia apparente, ma poi mi è parso più consono, poco congruo. Un altro segno, gli opposti. E cioè io ordinerei il femia che studia Iering in sette opposizioni. Sette opposizioni che mi mettono in crisi. Innanzitutto, il periodizzamento ormai dovrebbe essere chiaro perché eh, sei anni di cammino, sette anni, i sei anni muovono dalla svolta che credo lui stesso commenti di se stesso nella propria autobiografia. Parentesi, il fatto che lui scriva un'autobiografia non è proprio no, un segno di un'umiltà profondissima, diciamo. però ecco, non mi ci vedo a scrivere autobiografia, però lui se lo poteva permettere. No? E eh, 1859, anzi lui dice la notte di San Lorenzo, cioè lì gli viene l'illuminazione, e dico ho sbagliato tutto finora. Perché finora non avevo considerato la logica della realtà, e cioè non mi ero fatto la domanda, ma arriviamo ad una conseguenza accettabile. Era il caso della doppia vendita della nave poi naufragata, no? per cui si doveva pretendere, si poteva, o il dubbio era se si potesse pretendere il pagamento due volte. Assurdo. E perché è assurdo? La vendita di cose altrui l'hai venduto, fine. no? Quindi è assurdo sul piano pratico, ma sul piano giuridico e segnatamente pandettistico, cioè le norme pandette, no, non così assurdo. I sette anni iniziano invece dal 65, primo tomo del terzo volume dello spirito del diritto romano in cui si approfondisce il tema dell'interesse e del sentimento e poi si arriva alla lotta per il diritto del 72, trionfo a Vienna, seguito da un insuccesso successivo, sempre nella stessa sede congressuale. Questo è il panorama del periodizzamento femiano del, diciamo, del percorso intellettuale di Heering. La vocazione sociale del diritto privato, dice Femia, attraverso questo percorso, tutta da riscoprire, è molecolare. Vocazione sociale del diritto privato. Non significa superamento del diritto privato a vantaggio di uno Stato collettivista. Significa avviare pratiche di democratizzazione sociale dal basso. Ciascuno è chiamato a contestare lo status quo e a rivendicare i propri diritti nella lotta micrologica. Questo è un mio modo di riferire per il diritto. E Pasquale, attraverso questa che sarà un leitmotiv che accompagna tutte le pagine del suo libro, ci dice che nella filosofia, nella storiografia, nelle scienze colte altre, riescono in ciò in cui deve riuscire il diritto privato. Ecco la missione del giurista, direi, privatista oggi. Il diritto privato è l'unico luogo intellettuale in cui il concetto, si direbbe che è inevitabile per il pensiero che pensa, si fa pratica, cioè si fa decisione del conflitto. E la decisione del conflitto non viene dall'alto della politica parlata, ma dal basso della vita conflittuale vissuta e rivendicata nelle aule di giustizia. Io direi che a questo punto il giurista attuale è in primo luogo il giudice, è il giudice che è chiamato a abbandonare il mondo statico delle norme, io traduco in norme le pandette per il mondo dinamico della realtà, cioè dell'interesse. Sette opposizioni, dicevo. La prima, forma e interesse. Si direbbe, banalizzando, grossolanizzando, Forma e sostanza. Ecco, la forma è il grande inganno del diritto colto, è il grande inganno del giurista teorico che fa solo teoria, è il grande inganno delle geometrie e delle architetture geometriche le quali si autosostengono attraverso la coerenza immanente cui devono rispondere, senza guardare la realtà del conflitto. E questo hearing improvvisamente scopre in quella notte di Natale perché scopre in quella notte di. anzi di Capodanno, chiedo scusa, chiedo scusa di Capodanno. Scopre improvvisamente in quella notte che il problema che tanto lo angosciava era tutto dentro le forme pandettistiche. Sbaglio? E quindi doveva uscirne per trovare la soluzione. La soluzione non stava lì dentro, stava fuori, stava nel. L'ascoltare, diciamo Pasquale dice, il dolore dei confliggenti e quindi nell'ascoltare il bisogno degli interessi. Patrimoniale e non patrimoniale. Vabbè, quanto ci sarebbe da dire, ma per fortuna lo ha già detto con uh, lucidità esemplare Elena Bellissario, io mi limito soltanto a chi osare che se ben ho inteso il non patrimoniale non è il mondo romantico dell'essere contro l'avere ma è un finto non patrimoniale significa che non abbiamo ancora patrimonializzato l'interesse non appropriativo cioè l'interesse non egotico non è così non è così, vabbè, ho sbagliato l'interpretazione, se vuoi ti cito, eh. c'è qui tutta la manfrida che hai scritto tu. Eh. Ecco, l'emergere nella coscienza ottocentesca che non ogni forma di trasferimento di ricchezza avvenga in forma proprietaria, questa è una citazione tua, eh. L'utilità dell'obbligazione diciamo, dell non è soltanto l'utilità proprietaria in cui dobbiamo convertire gli interessi singolari e individuali del debitore e del creditore, ma anche un'utilità che può riguardare altri soggetti, effetti riflessi o effetti passivi, di cui poi Gering scriverà espressamente nell'ultimo l'ultima stagione della vita, ma anche questi effetti debbono convertirsi in valore patrimoniale. Quindi il segno del non patrimoniale è un ritardo dei giuristi nel non avere ancora capito la patrimonializzazione di interessi non egoistici dentro il rapporto obbligatorio. Norma e sentimento. La questione del sentimento è una questione molto brutta, molto seria. Perché la parola sentimento è una parola pericolosissima. La parola sentimento evoca no, un mondo completamente estraneo al diritto. Eppure, Geringer. Mm. Nel, non so se tra i suoi ultimi lavori, La volontà nel possesso del 1889, ecco lì. Eh, Pasquale segnala questo lavoro proprio con riguardo all'approfondimento del concetto di sentimento. Il sentimento non è qualcosa che si sente nella propria immanente individualità, nella propria, nel segreto della propria anima, nelle pieghe della propria solitudine. Il sentimento è coscienza dell'interesse, coscienza individuale e collettiva dell'interesse che lo rende visibile alla società. Quindi sentimento per Yering e più per Pasquale, mia. È la coscienza, autocoscienza ed eterocoscienza della necessaria forma condizionale dell'esistenza individuale. Le esistenze individuali non possono mai essere veramente individuali, nessuno è monade chiuso in se stesso. Tutti coltivano interessi e l'interesse è la condizionalità. Cioè, io sono condizionato dall'altro da me. È iscritta in me l'alterità. Cioè, hai tradotto proprio così: iscritta, un pezzo dell'alterità è iscritto in ciascuno di noi. Nessuno di noi è monade isolata. Ed ecco la critica, direi teoretica profonda al neoliberismo. Dei nostri tempi, che direi forse il neoliberismo post-capitalistico o finanziario o post-finanziario, non lo so. Cioè queste monadi ridotte in solitudine assoluta nella loro confortevole povertà, dice Pasquale, che non sono più soggetti di diritto, ma sono sudditi, sono passivi. Ecco, il diritto nasce dalla coscienza del proprio interesse e la coscienza, cioè il sentimento del giuridico, è quello che accomuna il rivendicante che rivendica la protezione del proprio interesse e il giudice, giudice che lo giudica. Egoità e altruità. Ma direi la l'assorbiamo nella prima, nell'ultima nell della quale ho parlato. Politica e diritto. Beh, qui siamo in un campo ormai che si potrebbe dire classico, no? Io sono in crisi perché io re, giudicandomi dall'esterno di me stesso, mi definirei un tecnico. Con qualche tentativo dogmatico, un tecnico del diritto, quindi dico: quale sarà, predico quale potrebbe essere la soluzione giuridica di un caso. E che c'entra la politica? Niente, non c'entra niente, va bene, è una cosa vecchia. Ecco. Occorre dare al diritto privato la consistenza politica, sono parole sue pagina 188 del primo tomo, affinché si renda responsabile delle, nelle sue soluzioni, il diritto privato, della respubblica. La vocazione sociale del diritto privato di cui parlavamo sopra, no? di cui avevamo aperto queste brevi riflessioni, cioè il diritto privato è il luogo della politica autentica che è la politica del cittadino di colui che si fa cives cioè che è la coscienza o sentimento giuridico della propria appartenenza alla comunità sbaglio della propria appartenenza alla comunità e quindi la vocazione sociale del diritto privato fa del privato diritto il diritto privato non è privato è diritto e quindi non è la propria privatezza isolante, modadica, ma è la propria la coscienza della propria capacità di disciplinare nuovi interessi senza lasciarsi irretire dalle forme date, dalla geometria delle norme positive. Ed è per questo che il giudice dinanzi alla rivendicazione del sentimento giuridico che si fa appunto azione e quindi si fa divenire, il diritto è divenire, il giudice non può tradurre l'azione la in una fattispecie data, ma la deve scoprire volta per volta. Per me sono cose dure, 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 e però espresse con tanta passione, tanta profondità di pensiero, e tanto puntiglio filologico e tanto amore per lo studio che non puoi non esserne toccato. Alto e basso, normalità e anomalia le ultime due opposizioni alto e basso la costituzione non è una legge della gerarchia la costituzione è materiale si direbbe con una vecchia espressione cioè viene dal basso la costituzione eh, c'è un'espressione bellissima di pasquale che dice la costituzione formale, la chiama lui così, è semantizzazione del bene. È semantizzazione del bene. Cioè la costituzione non è una norma come le altre, direi in critica al Pasquale del manuale, ma è semantizzazione del bene, la Costituzione indica al giudice la strada sempre nuova del proprio divenire nel sentimento giuridico, cioè nella coscienza dei nuovi interessi bisognosi di protezione. E dunque la Costituzione non finisce mai, è una perenne approssimazione verso la protezione degli interessi altrui, verso l'altruità del diritto privato e finisco in questa eh, in questo perenne, appro perenne approssimazione diveniente verso nuove protezioni di nuovi interessi si potrebbe stare nella normalità giuridica lo squarcio in cui il giurista deve ficcare il naso e gli occhi e guardare oltre, è l'anomalia, non la normalità, è l'anomalia, la scheggia di divenire che fa procedere il diritto verso nuovi. Retoricamente direi orizzonti, verse e, e, e sono consciente di questa retorica formulazione e immediatamente la ritiro proprio perché Pasquale ci indica la strada non della macro ma della micrologia, un passo alla volta, una rivendicazione alla volta. Devo dire che una delle ultime barriere che mi divideva da, da vabbè, noi ci conosciamo da un po' di tempo, ma che mi divideva dalle letture di Pasquale che mi metteva in sospetto, in diffidenza, è proprio questa. Cioè, eh, io pensavo, prima di aver letto questo libro, che Pasquale confondesse la lotta di classe o comunque la lotta politica con il diritto. Quindi lui traduceva nelle istanze giuridiche che sono le azioni dei cittadini e adesso ho capito perché. Adesso ho capito perché. Perché il diritto è così. Non è la lotta di classe che è così, la lotta di classe si potrebbe dire non esiste, è già stata sconfitta dalla storia, come ben sappiamo, fortunatamente o sfortunatamente, ma come ben sappiamo. Quello che rimane è la lotta di ogni uomo per l'affermazione dei propri diritti attraverso il proprio sentimento giuridico e quindi la costante anomalia del nuovo, la costante novità del divenire, la perenne marcia del diritto, si direbbe, attraverso i singoli casi e le singole decisioni. Come faccio? Che faccio? Butto tutto? Allora, io adesso intanto dubito, intanto dubito, ringrazio Pasquale del dubbio che mi ha... Instillato, ci penso, ringrazio Pasquale delle, della sua grande cultura, della grande capacità della sua prosa di squarciare, di illuminare, di suggestionare. Grazie. Vabbè, ah intanto però ci penso, che devo fare io, egoisticamente, io che devo fare? io sono della picco, per la piccola fattispecie lo statuto giuridico se A allora B cioè voi capite come la crisi incombe su di me come una spada più che di damolo che di torno il martello allora dentro di me mentre pensavo oggi mentre venivo qui dicevo vabbè, forse si può trovare un, non, di, non, non compromesso Forse la verità non è tutta da una parte, né dalla parte mia del se allora della fattispeciuccia, né dalla parte di Pasquale del sentimento giuridico. Vogliamo usare questo sintagma per riassumere tutto quello che abbiamo detto. Allora forse c'è uno spazio istituzionale del diritto e uno spazio sociale del diritto. Direi uno spazio pieno di diritto già fatto e uno spazio vuoto di diritto ancora da fare. Allora nello spazio pieno io penso che non si deve buttare tutto. No? Potrei farti l'esempio uh, del credito della uh, Fervirsung, come si chiama? Fervilkung, scusatemi. Come dici? Della prescrizione, no? la terza sezione ci ha ripensato. No? Eh, ecco. Vabbè, non ve lo racconto, non c'è tempo, eh? non so se ci siamo capiti. Ecco. Eh, lì effettivamente non esiste una causa positiva di estinzione né di riduzione del diritto, e quindi quella è una sentenza sbagliata, cioè, si può ancora dire che le sentenze sono sbagliate dopo femia. Si può ancora dire che le sentenze sbagliano, che sbagliano rispetto al diritto positivo, forse si può ancora dire, si può ancora dire. E perché si può dire? Ma perché il diritto positivo c'è, ma non è tutto il diritto. Il diritto positivo c'è, ma ci sarà sempre anche il diritto metapositivo, cioè lo spazio giuridico vuoto in cui il giudice deve andare si direbbe l'estrema periferia dell'ordinamento, più o meno estrema, più o meno centrale, in cui il giudice non può rifiutare la propria protezione. Non la può rifiutare né nello spazio vuoto perché non c'è la norma e allora decide, né nello spazio pieno se la norma contrasta con il principio costituzionale. E lì l'unica differenza è forse nel formalismo del giudizio di costituzionalità, che forse in un diritto istituzionale rimane. Ecco, grazie a Pasquale per avermi messo in crisi, grazie probabilmente per aver cambiato la mia visione del diritto, ci vediamo fra un po' di tempo per la prossima puntata. Grazie. Grazie, eh, vorrei fare però una puntualizzazione. Yering eh, vive in un periodo eh, nel quale inizia appunto la grande impresa a svilupparsi, eccetera. Ecco. Eh, le, le, il mondo operaio che comincia a organizzarsi, ma è ancora una fase, diciamo, tardo liberale, non so come dire. Ecco. Eh, ma eh, dopo, dopo però eh, l'orizzonte diciamo, cambia completamente anche eh, nell'ambito sociologico, ma non solo nell'ambito sociologico, anche giuridico. Eh, si, la, questa, il discorso dell'interesse è ancora un discorso che o lo, lo intendi in senso egoistico o lo intendi come interesse e quindi stare insieme e via di seguito ma è sempre una visione in qualche modo liberale. Ecco. Dopodiché eh, questo interesse... Eh? Non la sua. No, non la sua. No, liberale... No, no, ma lui... Esiste il liberalismo anche radicale di sinistra, eh? non è solo di destra. Allora, la... questo, per attenzione, questa dimensione dell'interesse diventa a un certo punto, si totalizza. Si totalizza. Cioè il movimento operaio diventa classe operaia. Ecco. Quindi c'è una totalizzazione dei rapporti sociali. Ecco. E in Germania inizia un'altra storia, cioè la storia della Führung, cioè la storia dell'appartenenza ad una totalità che può essere con a capo Lenin, con a capo. Con a capo... Capito? Ecco. E questa cosa influenza anche la giurisprudenza italiana. Io ultimamente proprio mi sono interessato di De Francisci, che è emblematico di questo passaggio da una concezione tardo liberale, positivista e via di seguito, ad una concezione poi fascista e via di seguito. Ecco. Però ecco, c'è questo fenomeno sociale che è la totalizzazione. C'è ecco. anche nella teoria marxista, la totalità, il concetto di totalità di classe e via di seguito. E questo eh, cambia molto. Che sta succedendo oggi? La mia impressione è che abbiamo superato quella fase della totalizzazione, ma abbiamo, siamo entrati in una totalizzazione che non è più parziale e conflittuale, ma è totale, è realmente totale. Cioè noi ci troviamo di fronte a, non più all'interesse, ma ci troviamo a una totalizzazione dove l'interesse è predeterminato. Ecco la digitalizzazione è un po' questo cioè noi siamo liberissimi di dire qualsiasi fesseria eh, ma non succede niente capito? perché tanto è già predeterminato che noi possiamo dire le fesserie con twitter o roba del genere ecco, quindi la fase eh, oggi il diritto privato si trova in una condizione in questa nuova condizione che è una condizione eh, altrettanto aspra di quella quella della fine dell'Ottocento ecco, ecco, a cui poi Jering non ha partecipato realmente perché avviene dopo la prima cosa fondamentale è la guerra mondiale che totalizza i rapporti e poi dopo, subito dopo la guerra mondiale c'è una svolta proprio della cultura tedesca e ci sono triple, ci sono tutta una serie di, di, di lavori appunto sul, e c'è un cambiamento di tutta la sociologia tedesca nel 26 proprio c'è cioè un articolo eh, che fissa proprio un nuovo paradigma, no, sono coscientissimi del fatto che ormai l'oggetto non è più l'interesse, ma è la totalità, e questo volevo un po' periodizzare per anche ricollocare un po' il discorso. Naturalmente, siccome un'anima liberale nelle nostre città Fatemi usare questo termine che vale anche per... Non è che non vale per la sinistra, insomma. Beh, voglio dire, un'anima liberale cioè, rimane ancora nelle nostre società. Ecco, però molto condizionata. Eh? Molto condizionata. Allora, dolcis in fondo. Grazie. In... Innanzitutto desidero ringraziare l'Istituto Sturzo e in particolare l'amico Andrea Bixio che, come ha raccontato anche lui poc'anzi, eh, si è subito diciamo così, entusiasmato a questa idea e, e ci ha spiegato anche oggi le ragioni per le quali si è entusiasmato. Devo dire che questa uh, sala è molto bella sia dal punto di vista estetico sia perché dà proprio l'idea del raccogliersi intorno a un camino, a quello che rimane di un cammino per ragionare insieme su questioni, per riflettere appunto, insieme ad amici, a colleghi con i quali eh, si è percorso e si vuole cominciare e eh, si vuole continuare a percorrere tanta strada insieme. Quindi grazie davvero, e spero anch'io che sia l'inizio, come già ci siamo detti, di una ripresa anche di quella eh, davvero stimolante iniziativa degli Amici del Libro che poc'anzi Andrea Bixio ricordava e che anch'io sia pure all'epoca ero <coughs> neolaureato, rammento come molto formativa per me. Io devo dire che, come sovente mi accade, non sono d'accordo con Mauro Orlandi, ma mi, è, mi giunge molto <coughs> diciamo, comoda la mia posizione dettata dall'alfabeto di eh, interventore successivo a Mauro, perché mi consentirà poi alcune notazioni. Ma. <coughs> Ma ci sarà sicuramente tempo per un eventuale o, o dialogo davanti a un bicchiere di vino per una replica anche qui eh, di Mauro, sicuramente se lo riterrà. Eh, non sono d'accordo, innanzitutto, su una cosa: cioè, devo dire a me il, diciamo, i, i due volumi, che ovviamente come già sapevamo prima ancora di, di, di partecipare a questo dibattito, ma questo dibattito l'ha confermato, vanno ovviamente visti come. Eh, uso una metafora abbastanza scontata, ma qui mi pare particolarmente calzante, come tasselli di un unico mosaico. I due libri non mi hanno comunicato angoscio, al contrario, oltre ad avermi comunicato, e questo anche Mauro ovviamente giustamente lo ricordava, tanta cultura nel senso diciamo, più nobile del termine, mi hanno messo in molti passaggi allegria, perché è anche un libro divertente, un po' perché era divertente in tanti suoi passaggi e l'ho appreso eh, soprattutto grazie a Pasquale Yehring, ma perché effettivamente leggendo il libro mi capitava di, eh, come dire, di ascoltare quasi fosse <coughs> un podcast come lo avrebbe letto Pasquale quel, quel determinato passaggio e quindi immaginavo divertendomi ancora di più ma anche i titoli dei paragrafi, no? pandette a colazione. <ride> effettivamente sono cose che eh, appunto, sulla base dell'ormai credo 25 annale, poco più poco meno. Eh, conoscenza, stima, amicizia eh, con e per Pasquale, eh, effettivamente mi è capitato di fare questo tipo di ragionamento. Quindi mi ha dato allegria adesso chiaramente questa è, è, è vero, ma può sembrare poco più una battuta e devo dire mi ha dato anche questa non è una battuta, una forte speranza per il futuro della scienza giuridica civilistica italiana e non solo italiana, poi cercherò di spiegare perché pur nel dissenso da diverse delle eh, tesi che Pasquale sviluppa coltiva molto efficacemente non intorno al pensiero di Ehring, perché quelle che coltivo intorno al pensiero di Ehring le recepisco in toto perché ha, ha studiato talmente tanto e mi ha persuaso talmente tanto che non potrei dissentire diciamo, alcuni degli sviluppi, ma questo già ce lo siamo detti anche in altri scambi diciamo, epistolari telematici delle tesi di Pasquale, no, non mi trovano totalmente d'accordo, ma questo è il bello del, del, del dialogare e dell'essere amici e del cercare insieme diciamo così, non dico la verità, ma qualcosa che si approxima alla verità. Um, forse cedendo alla suggestione, ma l'ho fatto per la verità prima, anche qui prima, in questo caso prima di Mauro, <coughs> e a prescindere da Mauro, del, del numero 7 che ritorna in più luoghi del, del volume, um, io ho provato a individuare quelli che secondo me sono le sette, i sette aspetti. Del, del volume, diciamo dei due volumi complessivamente intesi, i sette modi in cui possiamo considerarlo. Ve li eh, indico a mo' di elenco, come fosse una sorta di, di PowerPoint che non ho e che se avessi non saprei usare, eh, in maniera da rendere spero più facile eh, da seguire quello che dirò dopo. Come dunque può essere letto questo volume, questo mosaico composto da due tasselli così densi, così ricchi, così colti, così affascinanti? Innanzitutto conio quello che credo che sia un neologismo, ma forse mi trae in inganno la mia conoscenza. Uh, Pasquale fa sfoggio di lo profilo sulla sua conoscenza della lingua tedesca, ma sicuramente molto superiore alla mia. Uh, innanzitutto credo che questo compendio di libri, questo mosaico, possa essere letto come una bildungsbiografie. Mm, vi spiegherò poi il, il significato che do a questo seminologismo, se tale è. Poi può essere letto come la storia del pensiero giuridico formato su intorno a Iering, e questo ce lo dice per la verità molto chiaramente Pasquale, quindi... Non ho da questo punto di vista individuato nessuna cosa particolarmente originale da parte mia. Poi è una storia del pensiero politico della metà dell'Ottocento in Germania, con possibili, però, diciamo così, letture anche da parte di chi si voglia confrontare con la storia del pensiero politico della metà dell'Ottocento in altri in paesi, anche in Italia, forse con quel tanto diciamo, di. Spasatura temporale che sicuramente il nostro paese ha conosciuto rispetto alla Germania. E poi, e siamo al quarto punto: una storia del metodo, del divenire del metodo, del farsi del metodo nella storia. E poi, quinto punto, questo forse è quello un po' più difficile da, da parte mia da spiegare senza poi scendere in alcuni dettagli che poi cercherò di darvi. Un libro di epifanie. Di squarci improvvisi di luce, di verità in un certo senso. Vi spiegherò poi perché. È, anche qui una cosa abbastanza autoevidente, quella che sto per dire è stato già detto: è un libro che ci racconta molto del suo autore, è una sorta di, di, di viaggio del suo autore insieme a Hering, una proiezione della personalità del suo autore attraverso il prisma dell'illustrazione della personalità di Hering. Infine, e qui l'ultimo ma non meno importante, è sicuramente calzante, è anche uno splendido libro di diritto civile. Perché è vero che è un libro di, eh, appunto, una sia pure molto peculiare biografia, è vero che è un libro di storia del pensiero giuridico, tutto quello che ho detto, ma è anche e soprattutto uno splendido libro di diritto civile. Vediamo di analizzare un po' più in dettaglio, ma non, non più di tanto, perché poi è davvero un libro talmente ricco che insomma, spero che molti ci ascoltino online e che, che possano essere attratti. Ah, non funziona? Ah, ok. Non funziona. Dispattisti. Ah, ok. Oh beh, comunque, mh, spero che davvero possano essere molti... <ride> Stavo dicendo, è, è appunto un libro che sicuramente, sono due libri, un'opera complessiva, che sicuramente possono dare tanto a tutti noi e quindi spero che davvero chiunque in un modo o nell'altro riesca a sentirci possa essere attratto. Quindi provo a spiegare un pochino meglio queste sette Possibilità di lettura, questi sette profili, d'altra parte la molteplicità. Abbiamo visto, come giustamente dice Pasquale, anche lì mi pare che siano sette i, i, diciamo, i possibili stati diciamo così, intorno ai quali possiamo leggere. Iering è, è una cifra caratteristica di questo libro. Dicevo, innanzitutto, una Bildungsbiografie. Perché è stata ricordata anche la recensione di, di Portaluri che appunto ipotizzava, a proposito dei volumi di Pasquale, un nuovo genere letterario, cioè leggeva con un nuovo genere letterario la biografia giuridica. Secondo me è qualche cosa di più, perché è una biografia, diciamo, di formazione di una persona che ovviamente, essendo appunto una personalità, un, non voglio catalogarlo perché davvero sarebbe riduttivo, una persona come Yering si presta anche alla biografia giuridica, ma in realtà si presta a tanti altri profili di biografia e da questo punto di vista il libro è molto, è molto stimolante, molto interessante perché ci racconta Yering, cioè ne restituisce un'immagine di vivacità palpitante anche al lettore, devo dire appartenevo alla categoria, quindi non, non, non faccio il supponente, che conosceva Yering da quelle 3, 4, 5 cose che qualunque... Diciamo così, il giurista di, di, di standard medio, più o meno conosce. E invece il libro ce lo racconta nella sua vivacità, nella sua minezza, vivezza. E questa è un'opera non soltanto storiograficamente importante, ma è importante anche per conoscere l'autore. Penso alle pagine, ad esempio, da questo punto di vista, in cui eh, ci racconta dei sentimenti di Ering, anche originati da. Una serie di vicende familiari, personali, che però non risultano estrinseche nell'ambito dello sviluppo delle pagine del libro, sono anzi del tutto coerenti a restituire, appunto, eh, rispetto all'obiettivo di restituire l'immagine del libro. E quindi cito pressoché testualmente l'entusiasmo, il tormento, l'inconcludenza di Ehring, le opere eh, incompiute. Eh, anche questo è, è un aspetto, direi, eh, umanamente molto, eh, che ce lo rende molto eh, empatico, no? Jering? il fatto eh, di non riuscire a concludere quelle che sono poi considerate le sue opere più importanti, eppure non avendole concluse di avere consegnato a tutti coloro che poi si sarebbero confrontati con quelle opere risultati di eh, rilievo tale che ancora oggi, appunto... A tanti decenni di distanza ci confrontiamo con esse. La narrazione, altro aspetto che da lettore a suo tempo, forse un po' più approfondito di quanto non lo fosse stato con Jering, da lettore di Winscheid. Eh, ho, ho molto apprezzato tutti i passaggi in cui si racconta di questo rapporto con, con Winscheid no, che, che si spinge fino alla, alla, alla coincidenza, però qualche volta appunto le coincidenze qualche cosa ci dicono del, del, della morte quasi contemporanea a ridosso di poche settimane l'uno dall'altro. Ed ancora tutti i passaggi dove però la, diciamo, la vivacità, la, quella che definivo la palpitante vivacità della vita... Si sposta ancora di più sulla formazione, quindi su, sulla Bildungs, per tornare a quel semineologismo che ho proposto, eh, e dunque i rapporti eh, con Cholera, anche lì interessantissima la ricostruzione che, e non soltanto per, diciamo, per il gusto della spiegazione storica di un episodio, la ricostruzione che Pasquale dà delle presumibili ragioni di questa. Stizza rancore, non so come definirla di codere nei confronti di Ehring. Dunque, tutta una serie di eh, percorsi eh, narrativi, ma narrativi nel senso direi più, eh, diciamo, più puro del termine, che però, come dicevo prima, non sono avulsi da una finalità di complessiva ricostruzione della personalità dell'autore nella prospettiva del suo divenire. Altra Parola chiave direi, di tutta l'opera, non a caso consegnata anche al titolo di uno dei, libri, uno dei due libri, Il divenire, no? questo essere nel tempo, per così dire, che mi sembra una cifra molto importante, molto caratteristica, direi assolutamente condivisibile, dell'analisi che Pasquale svolge del, appunto, di Hering, della sua vita e del suo percorso. Il secondo punto che ho mh, individuato poc'anzi, come appunto la seconda mh, possibilità di leggere, il secondo angolo visuale, il secondo eh, diciamo, modo di essere dell'opera di Pasquale su Yering, è la storia del pensiero giuridico formatosi intorno a Yering. E qui i riferimenti sono, potrebbero essere annotati una serie di pagine e di citazioni. Eh, testuali, però ovviamente eh, da un lato risulterà noioso nel farle, eh, e poi mi limito dunque a qualche eh, brevissimo schizzo. Ad esempio interessantissimo, soprattutto per chi, eh, grazie al, all'opera del curatore della collana che è qui presente, che ringrazio Tommaso della Massara, eh, mh, abbiamo tutti eh, riconosciuto mh, pochi anni fa, cioè Schlossom, interessantissimo il passaggio che appunto pone, per così dire, in, in dialettica e in rapporto Jering e Schlossmann, davvero molto interessante e una prospettiva eh, stimolante sia per leggere Jering sia per leggere Schlossmann. E del resto Pasquale dice esplicitamente che fare la storia della critica jeringiana, critica appunto nel senso nobile di cui poc'anzi si diceva, significa fare senz'altro la storia del diritto tra otto e novecento. Interessantissimo tutto lo sviluppo delle contrapposte posizioni eh, della lettura e qui ci si apre anche al literature, eh, literature su Shylock e Porzia, quindi anche qui dall'angolo visuale delle, della lettura molto originale che ne dà Yering e cui si contrappongono Altre letture, quindi veramente un, uh, un percorso di conoscenza della storia del, uh, del diritto Trotto e Novecento che è mh, prezioso per tutti quanti vogliano uh, accostarsi a quel periodo storico. Dicevo poi: questo è un punto che può sembrare più, diciamo, più di nicchia, sicuramente nel, nell'impianto generale del, dell'opera. Può apparire, ma a mio avviso così neanche è di, eh, di minor peso, la storia del pensiero politico, del, di quelle che potremmo definire con una formulazione un po' d'esame diciamo, universitario, delle dottrine politiche nella eh, Germania della metà dell'Ottocento. Questa forte passione politica che emerge da tutta l'opera di Pasquale Femia, non soltanto quella su Yering, ma direi in generale da tutto il, il percorso di Pasquale Femia, trova un, diciamo, un, un precipitato molto interessante anche in questo volume e ci apre a una prospettiva che personalmente almeno non conoscevo di, di lettura e di riflessione su, questa, su, questa, eh, su questo periodo storico. Dicevo poi un libro, e siamo al quarto punto, sulla storia del metodo e questo è eh, forse un aspetto che merita qualche approfondimento in più ehm, perché volevo qui, eh, ho notato come dicevo qualche citazione testuale, eh, volevo qui ricordare quello che eh, ci dice eh, Pasquale nel solco appunto del percorso di analisi, qui mi ricollego al secondo punto del quale dicevo prima del pensiero giuridico su Yehring, che eh, a un dato momento ci eh, propone una, un passaggio di, di un esponente del giusuliberismo, Ernst Fuchs, che ci eh, dice Pasquale, nel tentativo di accreditare Yehring come una sorta di giusuliberista segreto, ricorda il parere sulla doppia vendita. Più volte menzionato, doverosamente anche in questo nostro dibattito di oggi, il quale nasceva dall'interpretazione di un passo del digesto di Giulio Paolo, e questo Fuchs eh, propone un gioco di parole. Il contatto con questo caso lo trasformò da un Paolo ipercostruzionista costruzio, iper in un Saulo critto sociologico. Eh, e Pasquale ci racconta che questo gioco di parole, questo calambù, è stato apprezzato poi anche da Wieker. Eh, commenta Pasquale che si è data in tal modo però un'immagine distorta del processo di pensiero di Ehring che non è affatto ricostruibile come discontinuità radicale tra una vita precedente trascorsa nel peccato metodologico ed una redenta successivamente dalla luce degli interessi e degli scopi. Ecco, questo a mio avviso è un punto molto importante anche in un'altra prospettiva e qui mi ricollego a quel, diciamo, a quel principio di, di, di dialogo che accennavo all'inizio anche con Mauro Orlandi, e cioè per mh, intendere nella maniera più, più nitida e più coerente rispetto al pensiero di Ering quello che è stato il pensiero di Ering, così come eh, in maniera davvero mh, affascinante ce lo spiega Pasquale. Che cosa vuol dire che... Non c'è stata una discontinuità radicale tra la vita della giurisprudenza dei concetti, ovviamente uso una formulazione un po' così eh, discorsiva, e la vita della giurisprudenza degli interessi di Ehring. Vuol dire che anche quando Ehring si accosta alla, alla dimensione del, del, del diritto e del problema giuridico tenendo conto, e qui un'altra Citazione, questa volta direttamente gheringhiana, tratta da uh, sempre dal libro di Pasquale, che è appunto inaccettabile, mh, condurrebbe ad affermare una mostruosità. Contrasta con il sentimento giuridico, eh, non preoccuparsi né delle conseguenze né del nefasto innescati nella vita da una proposizione giuridica, bisogna appunto portare all'applicazione in un caso concreto. Questo passaggio, letto poi alla luce della concreta soluzione che effettivamente ce lo ricorda di nuovo molto bene Pasquale, Iering eh, dà al, al parere che gli era stato sotto quel parere che affronta appunto del, della doppia vendita, ci fa comprendere nella maniera più netta che Pasquale non è un teorico, della, eh, diciamo così, non soltanto del diritto eh, libero allo Stato puro ma è al contrario un giurista che ha mantenuto pur nella sua eh, dimensione di giurista attento agli interessi degli uomini, agli scopi che il diritto soddisfa realizza e realizza, i problemi che poi ne risolve, un giurista che ha mantenuto l'attenzione a che cosa? L'attenzione al momento dell'argomentazione, che poi in fondo è a mio avviso quello che consente anche in presenza di proposte metodologiche profondamente attente, per citare una formulazione che ormai è entrata largamente nell'uso, alla legalità del caso, di distinguere la decisione argomentata, motivata, conforme a diritto, fino a che qualcuno non dimostri che conforme non è, dall'arbitrio, dal pasciaturco del quale... Eh, con, appunto, con formulazione certamente non molto politically correct, eh, no? eh, diceva in un passaggio che è stato ricordato poc'anzi, ieri. è proprio il momento dell'argomentazione, della motivazione che consente di realizzare il controllo di logicità. E quando Gering, eh, appunto, in un brano che anche poc'anzi richiamava e che è puntualmente ricordato da Pasquale Femia afferma che bisogna portare la soluzione, cioè saggiare per così dire la uh, sostenibilità, questa è una parola mia, della soluzione nella dimensione dell'applicazione al caso concreto, a mio avviso questa è una formulazione che di nuovo non conduce ad esiti di diritto sganciato da qualsiasi controllo di razionalità, perché poi e da questo punto di vista è utilissima tutta la esposizione che Pasquale dedica e ci ricorda appunto, della personalità di Ehring, una delle sette personalità di Ehring, secondo l'elencazione che, che si legge mi pare intorno a pagina 33-34 del, del primo dei due volumi, e cioè il giurista attento al, al, alla dimensione del caso. La dimensione del caso che trova la sua legalità, non in una sorta di mh, autopoiesi dal caso, ma in un percorso argomentativo che è comunque assicurato nella sua comunicabilità, proprio nel senso della sua possibilità di essere condiviso dalle argomentazioni che lo sostengono. Da questo punto di vista mh, e, Condividendo sicuramente le tante perplessità, le perplessità che Pasquale, in tante occasioni, manifesta per i tentativi di attualizzazione, eh, diciamo così, mh, troppo spiccio, a quale è quello che forse io sto ipotizzando, di questo di quel passaggio del pensiero di Hering. Ma in alcuni momenti del pensiero di Hering, così come ce li espone eh, suggestivamente, efficacemente Pasquale. A me pare ricogliere molte delle suggestioni, delle proposte ricostruttive più solide, più argomentate, circa l'uso del canone di ragionevolezza. Quella eh, frase che prima ricordavo, cioè l'esigenza di saggiare la condivisibilità della decisione di un caso appunto alla luce del, 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 della dimensione del caso concreto, alla fine ricorda molto quel test del reasonable man che la giurisprudenza anglosassone applica molto prima che da noi si cominciasse a parlare di ragionevolezza per saggiare, ad esempio, la condivisibilità di una certa interpretazione del, del contratto. Questa clausola contrattuale sarebbe intesa dall'uomo ragionevole, dal, ovviamente, poi eh, spiegando che cos'è l'uomo ragionevole, cioè l'uomo medio, l'uomo che è portatore di una. Di un sentimento giuridico, potremmo dire, medio comune in un modo oppure in un altro. Da questo punto di vista, mi sembra che il, il timore di uno scardinamento, se ovviamente mi posso permettere di semplificare, ovviamente banalizzare, me ne scuso, il, le perplessità, le riflessioni di, di Mauro, poc'anzi svolte, di uno scardinamento della fattispecie, forse può essere ridimensionato. E da questo punto di vista, sempre tenendo ben presente, ma incorrendo in pochi, eh, in pochi minuti per due volte nel peccato di, di attualizzazione che, ripeto giustamente Pasquale eh, censura, a me pare che alcuni passaggi del pensiero di Yehring ci possano aiutare anche nella prospettiva della soluzione di un'altra questione. No, la, la missione del, del civilista e del giurista nel tempo presente, come suona, mi permetto di dire forse con un po' di enfasi, ma perché l'ho ipotizzato io il titolo, poi gli amici l'hanno gentilmente condiviso, il titolo del, del nostro seminario, e cioè il problema della decisione diciamo così, affidata all'algoritmo. Qui mh, per la verità tra, mh, la citazione l'ho disunta. Eh, poi sono andato anche ovviamente a leggere il libro perché mi era sembrato molto interessante. L'ho desunta proprio da un passaggio di Niccolò Lipari, appunto, come tutti sappiamo, il maestro che eh, purtroppo abbiamo di recente perso e che, che molto ha dedicato del suo ultimo percorso di pensiero proprio alla dimensione della ragionevolezza, della legalità del caso, intesa però nel senso diciamo così non eversivo del quale dicevo la legalità del caso solidamente argomentata nella dimensione del caso. In un brano di, Lipari, di un saggio di Lipari del 2021 ho trovato ho citato il volume di un filosofo della politica che appunto confesso non conoscevo, è Limone, in, dal titolo La macchina delle regole la verità della vita appunti sul fondamentali fondamentalismo macchinico nell'era contemporanea dal quale ho tratto poi una, una citazione che vi voglio oh, sottoporre, sia pure molto sintetizzata perché mi sembra, eh, mi sembra mh, felice. Al ragionamento si, si sostituisce il silogismo, al silogismo il silogismo formalizzato, al silogismo formalizzato il calcolo logico, al calcolo logico il computer, al computer il robot intelligente, al robot intelligente il robot esperto che sa imparare dall'esperienza. Qual è? l'esito possibile, ovviamente da questo punto di vista c'è cioè una critica in questo, nel pensiero di questo autore. Il risultato è la perdita del buonsenso, inteso come percezione di ciò che è irragionevole, disumano, comico, assurdo. E così, chiosa lì, pari la macchina prote protesi dell'umano tende a trasformare l'essere umano in una sua protesi. Quindi forse questa dimensione dell'attenzione eh, al caso nel senso appunto che cercavo di spiegare prima ci può aiutare anche nel governare questa, uso un termine molto giornalistico, sfida della contemporaneità che è appunto la decisione per algoritmo e tutta la dimensione, anche qui appunto Tommaso D'Amassara è un esperto in materia, eh, macchinica no? oh, con la quale ci dobbiamo confrontare, sulla quale dobbiamo riflettere in questi, in questi anni e in questi decenni. Sono arrivato al quinto punto, quindi sono abbastanza avanti, cerco di accelerare, dicevo è un libro di, di Epifanie, di squarci di luce, di improvvise illuminazioni alle quali onestamente almeno io mh, davvero non avevo pensato eh, e quindi anche da questo punto di vista devo ringraziare Pasquale. Quali sono tra le diverse tra le tante queste illuminazioni ne vorrei ricordare mh, in particolare due, una che ci porta di nuovo a quella dimensione dei rapporti eh, forse tre, eh, dei rapporti con la letteratura, della quale dicevo poc'anzi, quando ho dedicato quel cenno no, a Porzi, a Shiloh, che tutto quel che ne consegue e che tutti quanti ben conosciamo anche come dimensione di riflessione della, uh, del, della dottrina nei, nei secoli, no, su questa diciamo così uh, parabola, chiamiamola in questo nome, i rapporti tra Ehring e Flaubert. Anche questo è un aspetto. Molto, molto interessante anche nel, nel, nella dimensione dello sciocchezzaio che ci, ricorda, Buvare, Pupusce, che ci ricorda Pasquale e forse ancora più diciamo così, ma sconvolgente ma nel senso positivo del termine, eh, Ehring e Benjamin. Effettivamente anche qui andiamo un po', grazie a Pasquale, al cuore del problema o dei problemi che ci pone. La, la filosofia del diritto eh, a cavallo tra XIX e XX secolo. Dicevo due epifanie e mezzo perché, la, la terza, che è mezza soltanto perché appunto, cerco di comprimerla ancora di più nel tempo, ma dal punto di vista forse dell'importanza, sicuramente non è inferiore delle due che ho poc'anzi ricordato, quella che. Pasquale eh, segnala, no, Pasquale non, non si esprime in termini di Epifania, ma ci segnala che il diritto, inteso come diritto dei deboli, segnalando Pasquale che la povertà, la vulnerabilità sono il luogo giuridico della teoria, il diritto mostra una nuova sorprendente affinità con la teologia. E continua con parole, a mio avviso, molto importanti anche per comprendere quella dimensione della quale dicevo della missione del giurista, del civilista, la diseguaglianza, la povertà, la vulnerabilità sono lo scandalo della umanità e una scienza degna di questo nome deve muovere da questo problema per giustificare se stessa nella giustizia. Ecco, sono, le definivo ipefanie, sono squarci di luce, sono momenti che ci danno un nuovo e diverso modo di leggere un problema, un aspetto della realtà, il pensiero di un autore, in questo caso Yering, e che ci suggeriscono accostamenti, collegamenti davvero molto, molto promettenti dal punto di vista che, di quello che, che ci consentono poi di, di sviluppare in termini di elaborazione e di riflessione. Penultimo punto è un libro che ci racconta molto del suo autore, da questo punto di vista devo dire, il, eh, prima parlavo di Bildungsbiografie riferita a Jering, eh, forse lo è un pochino, ovviamente la, la, la personalità, l'opera di Pasquale la conosciamo tutti in tutta la sua ricchezza, però è un pochino forse anche una Bildungsbiografie di Pasquale. Io non so quanti anni Pasquale, penso tanti, abbia dovuto studiare per, per comporre questo, questo mosaico, perché appunto poi la, la, la mole di documentazione, di analisi, l'accuratezza, come ricordava giustamente prima Elena, anche per proporci traduzioni diciamo così, eh, alternative rispetto a quelle diciamo così, ufficiali o già note di questo e di quel passaggio denota un, uh, un lavoro ovviamente intensissimo, ma al di là di questa notazione che ovviamente ha il difetto dell'assoluta banalità, quello che emerge è veramente, prima usavo il termine a sua volta non originalissimo, non originalissimo di empatia, una totale empatia tra l'oggetto uh, dell'indagine, cioè il pensiero di Ehring, l'evoluzione, il divenire di Ehring e la personalità dell'autore. E con questo arrivo all'ultimo punto, proprio questa empatia, questa diciamo, consonanza di riflessioni, di impostazioni, di chiavi di lettura, è quella che consente poi al volume di essere anche, direi forse soprattutto, uno splendido libro di diritto civile. Perché valorizza quelle intuizioni di ieri che sono state già ricordate praticamente da tutti gli interventori che mi hanno preceduto, nella prospettiva della risposta all'interrogativo di fondo circa appunto quella che io poi molto più banalmente ho tradotto nel titolo come la, la missione del giurista nel, del, del la del giurista nel, nel tempo presente e cioè ci porta al, di nuovo al cuore di alcuni dei problemi fondamentali del diritto civile nel tempo presente. Qui vorrei mh, soltanto citare brevemente, proprio anche a no, quest'altro, un passaggio che si riferisce al problema dell'interesse non patrimoniale, che mi sembra di particolare interesse perché, sempre a mio avviso, spiega larga parte dell'elaborazione degli ultimi anni in materia di, eh, di danno non patrimoniale come sovente accade quando uno fa le... eccolo qua, pagina 78 ehm, appunto, citando, sintetizzando il, il pensiero di Ehring il paragrafo 19 potenzialità affettiva in forma monetaria la relazione patrimoniale L'interesse ad attività piacevoli si manifesta per il fatto che il soggetto per ottenerle abbia pagato e ciò che le rende un bene giuridico. Che non sia un raro capriccio individuale si riduce al fatto che questi siano beni secondo una considerazione generale di valore. Nella valutazione delle attività negoziali dei privati che impegnano risorse economiche bisogna considerare non soltanto la funzione di produzione patrimoniale ma anche quella di consumo. Il danaro e di conseguenza la condanna pecuniaria ha tre funzioni distinte, funzione di equivalente, funzione penale e funzione di soddisfazione. Ecco, questa apertura in particolare alla valutazione delle attività negoziali di privati che impegnano le risorse economiche, nelle quali bisogna considerare non soltanto la funzione di produzione patrimoniale ma anche quella di consumo, a mio avviso spiega molto, come dicevo, di quei percorsi, di quei processi che abbiamo diciamo, catalogato ovviamente con quel tanto di approssimazione, forse anche di banalizzazione che eh, inevitabilmente poi bisogna avere con, in chiave esplicativa, in termini di depatrimonializzazione del diritto privato, che in realtà era un modo diverso di leggere la patrimonialità, spostata da quello che comunemente si denomina valore di scambio al valore d'uso. Ecco, questa mi sembra una, diciamo così, una chiave di lettura, ripeto, forse arbitraria, non so se Pasquale la condivida, che però mi è, mi è venuto di, di fare mentre appunto ripercorrevo questi passaggi. L'altro aspetto ovviamente, ed è stato già detto, è eh, appunto quello che poi conduce mh, Pasquale a accennare in questa sede ed è poi stata Sviluppato, io ho avuto il privilegio della lettura anticipata molto di recente, la sua elaborazione teorica, la sua ricostruzione sul punto. Tutto il problema, diciamo, adesso lo dico proprio con un'etichetta, il diritto transoggettivo, che ribadisco, letto attraverso la, la prospettiva del pensiero di Ehring, è davvero... Ho già esaurito il paragrafetto delle epifanie, ma forse dovrei riutilizzare le epifanie. È davvero uno squarcio di luce eh, quasi sconvolgente, di nuovo nel senso buono del termine. Questa rivalutazione che, appunto, Pasquale trae dal pensiero di Ehring delle azioni popolari è un aspetto di enorme interesse e che, appunto, qui soffermandomi, ritornando un po' su quelle. Eh, diciamo, aspetti di dissenso, di, di, diciamo, di, di dialettica che ho accennato a Pasquale, anche con riferimento appunto, a, ai problemi del, diciamo, del danno al cambiamento climatico ai quali ora mi sto riferendo, forse attraverso quest'idea dell'azione popolare, che una piccola provocazione da parte mia, con, con facoltà di Pasquale, ovviamente di zittirmi e di dire che è, un, è una sciocchezza, che forse potrebbe. Imberarsi poi processualmente nell'azione di classe, perché alla fine, forse il, diciamo, quello che io almeno avverto come mia perplessità di fronte alle <coughs> proposte ricostruttive raffinatissime che Pasquale in questa sede ha solo accennato, ma ha sviluppato più ampiamente appunto in un'altra sede in materia di rimedia verso il danno al cambiamento climatico, è che poi, come ci ha ben insegnato Yering seppure non sempre per lui con esiti soddisfacenti, vedi il caso della causa con la domestica, poi in tribunale bisogna andarci e bisogna trovare un giudice al quale bisogna offrire o comunque fargli presente che esiste un rimedio che lui conosce e che è facile da utilizzare, relativamente facile perché le azioni di classe ce ne sono <ride> due l'anno se va bene. E, però uno strumento diciamo così che, che possa essere utilizzato. Ecco, e con questo chiudo perché ho esaurito il tempo, ho esaurito i sette punti. Gli appunti invece sono ancora numerosi, ma appunto, magari li, li riserverò ad una sede scritta. Da questo punto di vista, forse questa apertura che Pasquale ha desunto con tanta, con tanta intelligenza, con tanta Intuitiva ma argomentata intelligenza dal pensiero di Ehring potrebbe trovare una, appunto, una veste, un albio processuale tale effettivamente da renderla quello che forse alla fine Ehring avrebbe voluto che fosse qualsiasi rimedio, per usare un termine che ancora Ehring non utilizzava perché la stagione dei rimedi è arrivata ben dopo. E cioè qualche cosa davvero utile per risolvere problemi, per soddisfare interessi, per dare dunque la giusta consistenza sul piano applicativo ai bisogni degli uomini. Grazie davvero Pasquale. Grazie, mi sembra la, la discussione è stata ricchissima. Forse darei un attimo una parola eh, all'autore, Vieni, eh. No, c'è dove io posto, dai. Vieni qui. No, no, perché c'è, se no non ti si vede. Beh, non perderebbero molto, insomma. Grazie. In questa sede, sotto lo sguardo di Tommaso, che ringrazio anche in questa occasione per la pazienza che ha avuto con me, perché quando chi, chi me l'ha chiesto Claudio quanti anni ci sono voluti ecco il Tommaso lo sa quando gli ho promesso per la prima volta eh, quest'opera e quando eh, sì forse sì <ride> anche io perché ormai dopo quel lavoro e sotto la vostra amicizia, l'ospitalità dell'istituto, della quale dire che sono commosso è poco, e circondato dal vostro affetto, dalla vostra attenzione e forse anche da qualche osservazione, da qualche critica, non dovrei proprio parlare. Non vorrei parlare di teorie mie, anche se vi ringrazio tutti dell'attenzione che mi è stata riservata. È vero, quando trascorri tanti anni con una persona, perché è stato così, sono passati tanti anni, eh, ci si confonde. Eh, ed è, mi è capitato, ecco Claudio, è capitato di sentire la, la mia voce eh, a me qualche volta, soprattutto in momenti di grande stanchezza, forse è capitato di sentire Yering che mi parlava. E eh, 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 in quel caso la domanda è: ti parla in tedesco o in italiano? Se ti parla in italiano non era lui, ma eri tu che, che stavi eh, come dire, eh, vivendo la tua, una tua privata allucinazione. Eh, ho cercato per quanto ho potuto di evitare questo effetto di sovrapposizione, mh, castigandomi per quanto eh, era possibile, certo non sempre eh, ci sono riuscito. Allora vorrei soltanto in cinque minuti parlarvi di Yering, però sì, partendo da me, ma, ma, ehm, perché sono abbastanza vecchio da poter essere ormai anche un pezzo di storia. Eh, in fondo in questo libro Yering è presente due volte. È presente quando ero un dottorando agli inizi che aveva la tesi, sul lo racconto, in, de, in una delle due prefazioni, aveva la tesi sull'interesse non patrimoniale nelle obbligazioni e, e c'era Ieri che aveva scritto il parere sulla ferrovia di Goi, aveva detto che la prestazione poteva essere non patrimoniale. Qui è la questione di Shalloy la vedremo in un'altra occasione. No? Shalloi è un monumento, avrebbe tolto spazio a Iering. E allora questo piccolo dottorando cercava di vincere la gara, chi l'ha detto per prima, l'ha detto per prima Yering. E allora era un'idea nella quale si combatteva una più che altro cartacea battaglia tra patrimoniale e non patrimoniale, Yering poteva essere l'alfiere della non patrimonialità. Poi, 34-35 anni dopo, c'è un professore ormai vecchietto che si preoccupa eh, di, di quello che è stato, vi ringrazio, che ho voluto chiamare vocazione sociale del diritto privato, ma è essenzialmente il problema della produzione privata di beni pubblici, che è il problema della contemporaneità eh, del diritto privato globale, transnazionale. La libertà eh, di comunicazione è espressa attraverso una rete contrattuale, 30 miliardi di fa, eh, sì, 3 miliardi di persone fanno parte di una eh, rete contrattuale che si chiama Facebook e su questa parlano, forse anche noi adesso parliamo attraverso questa rete contrattuale. Eh, il clima viene difeso attraverso azioni private, eh, beni eh, di rilevanza collettiva come la cultura o l'acqua sono prodotti a mezzo privato e noi privatisti che facciamo? Questi erano i due momenti. In due, anche in questo secondo momento ho trovato uno Jering per me è completamente diverso. Lo Jering eh, della moltitudine, lo Jering che ha cercato di trovare una strada eh, per un diritto soggettivo che non fosse appropriativo. Allora, parliamo solo di Jering adesso, e ne parliamo attraverso i titoli che questi due volumi non hanno avuto. Uh, perché poi ho cambiato idea e anche qui la pazienza di Tommaso non sarà mai uh, lodata abbastanza. Il primo avrei a un certo punto voluto intitolarlo La dignità delle teorie sconfitte. Perché Jennings ne ha perse tante di battaglie teoriche, ha perso la battaglia sulla personalità giuridica, era un nemico feroce della personalità giuridica, la considerava una finzione insostenibile ha perso la battaglia della proprietà pubblica, la proprietà sulle, eh, sui beni pubblici per lui non poteva essere, era un controsenso l'espressione proprio perché, come qualcuno vi ha ricordato, lui sosteneva che non ci fosse un'unica forma di appartenenza e l'appartenenza proprietaria, quella del proprietario privato, quella dell'esclusività del dominio, non fosse trasponibile alle res pubbliche e quindi um, non aveva senso costruire. Pensate che è stata per lui perdere quella battaglia dire che lo Stato come persona giuridica aveva un diritto di proprietà, aveva perso due volte, perché era riconosciuta la personalità giuridica e quello con contestava è una proprietà che non avesse la stessa identica funzione della proprietà privata, quella privata vera per intenderci. Eppure questo grande sconfitto che è diventato famoso per due opere che non ha mai concluso Uh, il, il secondo, questo forse non è stato ricordato, ne approfitto. Il secondo volume dello scopo del diritto che esce nel 1883, il primo è del 1877. Non era il secondo volume dello scopo del momento originario. Yering uh, era un personaggio particolare, lo sanno, dice delle cose magnifiche. Uh, mandava in tipografia, uh, lavorava a sedicesimi, quindi mandava al tipografo e, e nel frattempo scriveva il sedicesimo successivo. Se cambiava idea il tipografo impazziva, uh, e e infatti c'è una grande differenza tra i disegni iniziali, e cioè gli indici che lui antepone e l'indice effettivo, del soprattutto nello scopo si vede benissimo questo. Il secondo volume, che sono 700 pagine, merito a Lo Sano di aver tradotto anche il secondo volume, era soltanto un paragrafo del volume precedente, quindi non avrebbe finito mai. Si era consegnato ad una opera infinita, eh, come tanti anni dopo Robert Musil, che no, non ha mai concluso l'uomo senza qualità, anzi, forse se l'avesse concluso avrebbe forse avuto meno successo di quello che ha avuto. Questo uomo che ha fatto delle colossali incompiuti ha vissuto il dolore del diritto. Ha vissuto la difficoltà di essere giurista fino in fondo, di sentire il dolore delle parti. Ecco, quindi la, la teoria non è importante soltanto se vince, cioè se passa alla storia come la teoria dominante. È importante come momento nel quale la critica del presente diviene un problema collettivo. Ecco, per questo ha una dignità una teoria, anche se sconfitta. E quando facciamo lavoro storiografico. Dobbiamo soprattutto eh, metterci lì alla, alla tigre della storia, all'angelo della storia, no? che, eh, guarda, che procede avanti guardando al passato. Il secondo volume invece aveva un titolo diverso, era il titolo del dottorando. Voleva chiamarsi Condizionalità della vita. Eh, das Gefühl der è eh, il sentimento della condizionalità della vita e la definizione che ieri dà in interesse. Anche qui, la ripete. Eh, Nell'ultima opera, La Volontà del Possesso, una opera che ha concluso, in una nota c'è pari pari, ne svilupperò poi nell'ultimo volume del mio Zweck, non ci arriverà mai. Ho passato mh, non so quanti anni per cercare di scoprire quali fossero le radici di questo sentimento della condizionalità della vita. Permettetemi veramente un minuto perché la gioia di farvi vedere questo giocattolo non me la posso togliere. Credo credo che tra le tante fonti la più, um, ehm, quella che mi ha convinto di più, sia il paragone che molto sotterraneo Jering fa con Hegel. Nelle lezioni sulla filosofia della religione, che sono di, di diversi decenni prima, um, Hegel parla della religione dei romani come religione della adeguatezza, viene tradotto eh, nel, in italiano. Uh, Jering parla di Zweckmäßigkeit, cioè adeguatezza va benissimo nel linguaggio comune di commisurazione allo scopo e nel, trattava la religione, i romani per Hegel erano rozzi, anzi grazie a Dio hanno fatto il diritto, hanno fatto questa schifezza così hanno consentito ai popoli, cioè si occupavano era la religione romana Hegel la definisce la religione dell'egoismo non dell'egoismo grandioso poi dice Jering erano rozzi quindi per quello si occupavano di diritto poi grazie a Dio c'è Hegel, c'è il popolo tedesco che ha lo spirito assoluto e capisce le cose belle per fortuna che le cose brutte le fanno i colleghi di diritto Hegel li disprezzava tutti no? la, la, la scuola di Savigny e tutti gli altri come Jering di, di, disprezzava Savigny ma non c'è tempo di raccontare il giovane Jering i suoi difficili rapporti col, l, col vecchio Savigny um, dicevo Hegel vede l'adeguatezza la, e la religione romana come religione dell'egoismo che sente la dipendenza rispetto a qualcosa. Eh, le assonanze lessicali sono, secondo me, inequivocabili, però qui c'è l'opera, c'è il passaggio di Eringliano. L'interesse, è vero, mi sembra lo dicessi tu Mauro, c'è eh, il momento eh, liberale, cioè c'è il momento del tutto viene ancora visto attraverso la lente individuale. Per quanto in una lettera proprio dello Jering, a un passo dalla morte, scrivendo a un giudice, dice: Beh, questo tutto il mio diritto, funziona, però rispetto a quello che sta succedendo oggi con le masse eh, operaie, forse ci vorrà un altro diritto. E Jering che dice, nello scopo del diritto, primo volume, che le società per azioni sono le associazioni criminali, perché hanno distrutto il senso imprenditoriale trasformandolo nella finanziarizzazione e nella speculazione. Ehm, vabbè, adesso, i, i, le diramazioni sono tante: c'è il momento economico, il primo crack finanziario del 1873 alla borsa di Vienna, cose che adesso qua non possiamo, non possiamo citare. Però c'è questa idea che il diritto sta diventando qualcos'altro, e allora l'interesse è vero che il sentimento della condizionalità, ma significa che io dipendo dall'alterità. Lui, tra l'altro, dice sempre: Questa è la mia definizione di interesse in senso soggettivo. In senso oggettivo non ce l'ha data mai. Eh, perché probabilmente era il suo disegno. Lui doveva fare interesse, eh, scopo, amore. Doveva essere la parte finale dello zweck, dello scopo. Medico. Non ne ha parlato mai. Quindi, parlare di Yelling come un darwinista, un materialista, erano tutte sciocchezze. Diciamo un termine che è ripetibile: Tutte sciocchezze che servivano a distruggere Yelling nel Novecento, a non capire. Il suo messaggio, chi, chiudo perché altrimenti vi, vi toglierei troppo tempo. Non, non mi ricordo chi di voi lo ha detto, mi scuso se non, se non ricordo chi sia stato. Sì, Yering era troppo avanti e troppo indietro. Era indietro per quella che è stata la cultura tedesca e poi europea del Novecento. Era indietro. Eh, perché era un pandettista e credeva. Come credo anch'io, che eh, se vuoi fare il privatista devi mangiare pandette a colazione, poi a pranzo e a cena puoi mandare anche. Questo è qualcosa che. sono vecchio, quindi lo dico ai giovani: sì, mi piacciono le grandi teorie, però mangio le pandette perché altrimenti non puoi andare avanti, non puoi capire di cosa stai parlando. Ti fai prendere dalla febbre politica e non sei più giurista. E, e, e Jering, sì, certamente, Era un... ha insegnato pandette tutta la vita. Il suo manuale erano le pandette di Puchta, lo prendeva in giro poi, in serio e faceto, ma lui ha studiato e insegnava le pandette di Pugta e il primo volume dello mh, spirito del diritto romano, il Geisel Segemischen Rex 1852, è dedicato a Pugta. Quindi no, no, non è che proprio lo disprezzasse così tanto. Eh, disprezza, lo ripeto, disprezzava il maestro di Pugta, non, eh, non lui. Eh, quindi mh, è un uomo da questo punto di vista del, dell'Ottocento. È un laureato in giurisprudenza che ha finito per fare sociologia. Bene, circa vent'anni dopo c'è un altro laureato in giurisprudenza che si abilita con Living Goldschmidt, cioè con il commercialista, grande maestro del diritto commerciale, che criticando Yaring eh, poi lo appoggia, quello che dice ogni, ogni denaro è bene, solo il bene è denaro, solo, solo il denaro è bene, scusatemi, ogni cosa è denaro, solo il denaro è bene. E, e, si abilita con Leving Goschmid Max Weber, che ha fatto anche l'avvocato malissimo, come capita a tutti i grandi teorici, e come anche ieri che abbiamo potuto vedere, ha perso rovinosamente questa causa la con la cuoca, di... eh, della, con la cuoca cameriera, qui ci sarebbe da parlarne all'infinito, e, e mi fermo su questo: vedete questa transizione. C'è stato un momento nella cultura giuridica tedesca e quindi privatistica e poi europea. Nel quale i civilisti hanno sentito che avevano una vocazione sociale, cioè hanno sentito che il chiuso cerchio del rapporto meramente intersoggettivo-appropriativo non bastava a spiegare i fenomeni che il capitalismo ottocentesco stava spiegando. Il non patrimoniale di Yering è il consumo di patrimonio. Avete citato delle pagine bellissime di Ehring, tra i tanti titoli però ce n'è uno che non avete citato, lo dico io: Soggettività in malinconia. Cioè quando, secondo me, il senso della soggettività yerindiana è malinconica, è un uomo che non riesce ad arrivare a toccare fino in fondo l'esterno, quell'alterità lì non viene toccata fino in fondo. E, ehm, quindi è, è il, il diritto del consumo del patrimonio che non riesce a essere pensato nelle categorie delle, del, diritto de, del diritto delle pandette. Weber parte da lì, si laurea in giurisprudenza. Uh, doveva fare, una, uh, scriveva sulla storia delle società commerciali romane e poi diventa Max Weber, diventa un sociologo, cioè capisce, quel, è, è stato un momento drammatico nella nostra cultura, cioè il momento nel quale il diritto ha deciso di lasciare andare la società per un altro studio e di chiudersi in un, in un universo puramente formalista o almeno. Questa è la mia polemica nei confronti delle disletture novecentesche di Yering, che sono delle immunizzazioni di questo potenziale sconfitto nell'Ottocento del suo pensiero. Chiudo con la storia della moltitudine. Eh, no, i pubblicisti hanno vinto nel Novecento, Kelsen e Schmidt, grandi teorici, è vero, non mi ricordo chi lo ha detto, Yering è stato l'ultimo privatista teorico. Poi sono arrivati i professori di diritto costituzionale, diversissimi Kelsen e Schmidt, ma entrambi. insomma, non, qui eh, siamo tra, tra civilisti, quindi è facile dire non lo capivano il diritto civile, ma cer eh, certamente però sì, c ho, ho, ho l'autobus che mi attende. Ma eh, quindi eh, c'era qualcosa nel privato? Che poteva andare oltre il privato, andava verso il privato collettivo, il privato sociale. Jelling lo aveva visto. Lo aveva visto nel 1862, quindi è uno Yering ancora non del tutto convertito. Eh, e lo aveva visto proprio immaginando il Recht der Filheit. Chiudo con questo problema: si può tradurre diritto della moltitudine: Recht der Filheit? Eh. E, e, e qui appunto eh, il maestro e eh, eh, lo sanno, che eh, Spiega nella tripartizione di Jenning: il recht del Firleit sarebbe il diritto soggettivo della moltitudine che dal punto di vista aggettivo sarebbe il gemeinrecht. E come lo traduciamo gemeinrecht? Diritto comune? Eh no, perché lo just comune è un'altra cosa. Diritto del comune? eh Io ci sarei anche arrivato al diritto del comune perché c'è tutta una serie di una visione del pensiero politico che ha parlato del diritto del comune. però. Qui come dire, eh, la, la mio, il mio desiderio teorico si è bloccato con uno scrupolo storiografico, non si poteva andare. Bene, parliamo allora di un diritto della comunità in senso non appropriativo immaginiamo la possibilità che ci sia un diritto soggettivo che attraverso il soggetto, attraverso l'azione di classe, l'azione popolare poi i, i, i metodi sono molti. Una pagina storiografica sarebbe anche quella di leggere come gli appelli continui che Yering fa all'Axio Popularis sono stati immunizzati da Bruns fino a Scialoia. Fino a poi forse anche a Codacci Pisanelli, insomma, sono stati proprio asciugati. Quel potenziale, secondo me, eh, eh, autosovversivo del diritto che c'era in quella visione di Ghering. Eh, ho detto chiudo, 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 adesso chiudo solo con una parola finale. Eh, 1872, Kampf um Frecht, la lotta per il diritto. Il diritto privato, dice Ghering, e non il diritto pubblico, è la vera scuola di educazione politica del popolo. Non lo so se era vero nel 1872, credo che sia vero nel 2024, cioè soltanto se dal basso ciascuno di noi agendo non nel proprio interesse ad arricchirsi, non per prendersi un risarcimento danno eh, e farci quello che gli pare, qui sono tanti discorsi che abbiamo fatto sul danno climatico. Ma utilizzando il diritto privato nella sua vocazione collettiva, cioè quando il privato, il potere privato, produce beni collettivi, il cittadino attraverso il diritto privato riattiva la democrazia. Questo è Iering o sono i miei sogni privati? Non lo so e non lo voglio sapere. Grazie. Niente, ti ringrazio anche per questo discorso finale, molto ricco, molto interessante, eh, molto bello. Eh, una, una, se posso dire qual era la difficoltà, è che quando tu in quel clima parlavi di Gemain, parlavi del medioevo, capito? Allora le azioni popolari erano medievali. E quindi capito, come si fa a riattivare un'azione marivale in, un, in un sistema capitalistico? Noi adesso lo stiamo riscoprendo come si fa, perché adesso secondo me ci sono molti aspetti che possono essere ripresi, diciamo, perché oramai non, non abbiamo più lo spettro del tornare indietro, non so come dire. Quindi mi sembra molto interessante. Io vi ringrazio a tutti, veramente è stato. Questo lo troverete su sul portale YouTube dell'Istituto, dell quindi se lo volete far vedere anche chi non ha potuto seguire in diretta. Grazie, no, grazie molto, a te, veramente.